Ring, buonasera, ben ritrovati in diretta. Allarme a stensione, il titolo che abbiamo scelto questa sera, anche perché forse avrete guardato e letto anche i quotidiani nazionali, le ricostruzioni insomma degli ultimi giorni. Oggi titolavano anche sul Corriere della Sera con questi comizi semivuoti, insomma una campagna elettorale nazionale, insomma anche in altre città. Questa è la chiave di lettura, un po' sottotono. Ecco. La paura dopo la tornata elettorale del 2013 in regione, quando votò praticamente uno su due in Friuli, Venezia e Giulia, è questo, l'allarme a stensione. Abbiamo detto e ricostruito più volte, anzi adesso verifichiamo anche in diretta, come probabilmente ci sarà pioggia domenica, almeno quello che sappiamo dalle previsioni, e dovrebbe forse portare più persone al voto, e persone che sceglieranno di non lasciare la città di Trieste. Adesso aggiorniamo i dati, vediamo che cosa ci dicono. Due cose molto rapide: oggi è stata una giornata molto importante, ieri titolavamo veleni della politica, veleni a Trieste, insomma, quindi avete visto anche oggi sul quotidiano locale, Il Piccolo, come ci siano queste battute da una parte e dall'altra, tra i vari esponenti, tra i vari candidati sindaco, come negli ultimi giorni si sia un po' accesa questa campagna elettorale. Dicevamo due dati perché domani avremo tutti gli 11 candidati sindaco, non, lo ripetiamo ancora una volta, in un'unica tornata, perché sarebbe inguardabile averli tutti insieme con i minutaggi precisi, terribile, insomma io credo una cosa che serva a poco, ma pensiamo sia più utile fare una chiacchierata con ognuno di loro di circa 10 minuti, che appunto faremo domani, vedrete in diretta alle 21, in modo da chiarire ancora una volta i programmi per voi tutti poco prima del voto. Lunedì invece, a partire dalle 7 fino alle 11 di sera, la lunga diretta di Tele4, prima con Sveglia Trieste, quindi con le prime analisi dei quotidiani, quello che sono i primi dati che arriveranno dalle 8 in poi, questo è ovvio, insomma pensiamo che verso l'ora di pranzo già sia tutto più o meno chiaro, ballottaggio o meno, noi abbiamo un'idea. Questa sera scommetteremo come sempre in diretta, senza dirvi quale risultato, ma con busta chiusa, e come sempre vediamo se ci guadagniamo un libro anche questa volta. Salutiamo subito Gianfranco Carbone, buonasera, bentrovato. Buonasera. Siamo dotati di busta. Busta chiusa, manca il notaio, ma insomma poi... Già scritta? Io l'ho già scritta. Ma già scritta cosa? Solo chi eventualmente dovesse andare a ballottaggio, se sarà ballottaggio? Il 2 del ballottaggio con una ipotetica percentuale. Ah, io invece pensavo di fare tutte le percentuali. Ora ho fatto i conti, ovviamente sono arrivato a 103%, quindi devo cambiare qualcosa. Vabbè. Però insomma adesso lo faremo durante la diretta. Allora, abbiamo salutato Carbone, salutiamo Giorgio Rossi, Lista di Piazza, buonasera, bentrovato. Ciao a tutti. Al suo fianco Stefano Patuanelli, Movimento 5 Stelle. Ricorderete, buonasera Patuanelli, quando qualche mese fa Menis proprio a Ring disse, quando c'era forse qualche tensione all'interno del Movimento 5 Stelle, il caso Sabia, insomma, che gli piacerebbe avere Patuanelli vice sindaco. Oggi lo ha detto ufficialmente anche in conferenza stampa. Buonasera, bentrovata Isa Amadi di Startup Trieste. Buonasera. Al suo fianco Lorenzo Lucia di No Ferriera, sì Trieste. Buonasera. Ben trovato. Da quest'altra parte invece William Starz di SEL. Buonasera. Libertà, buonasera, ben trovato. E Paolo Iacchia di Sinistra Unita. Buonasera a tutti. Quindi Starz a sostegno, ricordiamo ancora una volta, di Cosolini, invece Iacchia a sostegno di Izzo Furlanic, candidato sindaco, Giorgio Rossi ovviamente di Piazza. Allora, la prima domanda, a parte ovviamente il sondaggio che stiamo facendo tra di noi, la scommessa, è su che tipo di campagna elettorale è stata. Molti scrivono via SMS, chiaramente dopo aver seguito Ring, il dibattito spesso acceso, insomma, che però è sentito, che preferiscono andare a votare, insomma, il classico messaggio un po' così arrendevole che arriva. Però, secondo lei, che tipo di campagna è stata e cosa succede dal punto di vista dell'affluenza domenica? 7:23 si vota, ve lo ricordo. Ma secondo me è stata una campagna, come dire, fiacca e disinteressata. Nel senso, c'era quella specie di supermercato dei volantini e dei santini in Piazza della Borsa, dove ho visto, se non in particolarissime situazioni, un'affluenza quasi inesistente.
da quel po' che ho potuto capire io parlando con le persone, non c'è stato grandissimo interesse per le tematiche di questa campagna elettorale. O perché le persone si hanno già fatto una loro idea, o perché alla fin fine ritengono o hanno ritenuto non particolarmente emotivamente coinvolgente la vicenda. E questo è obiettivamente un peccato, nel senso che bene o male si decide del destino di una città e quindi come cittadino uno dovrebbe essere in qualche modo più portato a interessarsi di quello che succede a casa sua, no? Piuttosto che avere un certo disinteresse. Sull'affluenza io ritengo che non ci sarà, al di là dei fatti meteorologici, un grande scossone in più, insomma, se si recuperano le percentuali del poco più del 50-60%, credo che questo sarà il livello dell'affluenza alle urne. Il che però tutto sommato non mi scandalizza, nel senso che nelle grandi democrazie non c'è la percentuale bulgara a cui eravamo abituati noi negli anni 50, 60 e 70 del 95% dei votanti. In America il presidente viene eletto con il 50% di affluenza alle urne, insomma, quindi alla fin fine non credo che sia un segnale di decadenza di un sistema democratico la percentuale non particolarmente alta. E il problema vero alla fin fine è la consapevolezza di un voto per chi va a votare, ecco, quindi essere in qualche modo convinti di quelle che sono le proprie idee e gli schieramenti di candidati che in qualche modo si appoggiano. Allora, qualcuno chiedeva via SMS con che criterio verranno scelti domani i candidati, ma abbiamo detto sono gli 11 candidati sindaco, cioè quindi vanno in onda tutti e 11, li abbiamo convocati a determinati orari proprio per fare questa chiacchierata. Allora, Rossi, secondo lei, facciamo un giro veloce su questo e poi vi faccio vedere alcuni servizi, diciamo, la cronaca delle ultime ore. Ah, riguardo al discorso dell'estensione non c'è nulla di sorprendente. Ormai sono... Ma preoccupante? Preoccupante? No. Perché, come appunto diceva l'amico Giancarlo, ci troviamo in una situazione in cui si trovano un po' tutte le democrazie. Certo, la nostra situazione è una situazione un po' particolare, abbiamo avuto avvenimenti, la caduta della Prima Repubblica, tutta una serie di avvicendamenti anche per quelli che sono stati i ruoli e le figure politiche. Io ritengo che forse in maniera particolare nel nostro Paese c'è stata una grande disaffezione verso la politica, verso chi copre questo ruolo, una totale mancanza anche di fiducia. Oggi dobbiamo operare un certo recupero e il fatto che ci sia una forte astensione credo che ormai è diventata fisiologica. Molta gente si interessa poco di politica, così come anche sono scaduti anche alcuni livelli culturali, la conoscenza un po' di tutto, e questo anche dipende dalla modifica sostanziale della nostra società. Si sta andando verso un degrado culturale, la gente è più interessata ad altre cose, a fare altri tipi di attività, e quindi non si occupa, legge di meno, eccetera, ma riguarda un po' più la televisione. Oggi c'è questa necessità di un recupero di credibilità nei confronti almeno di quel 50% che ci auguriamo, o poco più, che andrà a votare, e soprattutto riaprire con questo 50% un dibattito per far capire quali sono le scelte che le varie forze politiche vanno a fare, in maniera tale che ci sia anche una scelta equilibrata, una scelta che non sia di parte, perché anche questo dobbiamo dire, il nostro Paese ha vissuto il problema dell'ideologia, dell'affiliazione a una parte o l'altra della sfera politica in maniera molto diversa da altre democrazie, dove c'è una forte alternanza tra democratici, tra laburisti, tra chi più ne ha più ne mette, e la gente soprattutto cambia, va da una parte o dall'altra. Oggi ci sono dei forti schieramenti, credo che bisogna rompere questa catena dello schieramento ideologico di chi vota in eterno per quella persona, ancorché questa persona non ha governato bene, e cambiare un sistema. Quindi diciamo un appello che sta facendo agli elettori di centrosinistra, anche perché se c'è astensione, certo, si dice sempre che favorisca più il centrosinistra, no? Che invece va a votare è un appello generale, c'è da rinnovare la classe politica, ma c'è anche da rinnovare la classe sociale del nostro Paese, soprattutto rivolta ai giovani, devono essere maggiormente responsabilizzati e guardare con attenta criticità e buon senso a quelle che sono le proposte e gli uomini che si propongono. Allora, adesso devo abbassare perché avendo fatto il totale del 103% tra le previsioni, adesso devo cambiare qualcosa e poi chiuderemo in busta chiusa, anche perché la faccio rivedere, l'abbiamo firmata col 2 giugno, non so Andre, fai vedere tu Luca, 2 giugno. Questa è la mia. Ecco, esatto, 2 giugno 2016, questa sera Ring la firmiamo
e tolgo la firma, se no poi la copiano. E per poi fare lunedì io perdo, perché io notoriamente perdo tutte le scommesse. Quindi. Speriamo, quindi un bel libro, mi raccomando, sotto il sole. A proposito, c'è quello del direttore Baccialli, è lo scupomane, quindi da leggere, d'accordo, assolutamente sotto l'ombrellone. Starz, cosa dice lei? Ah, io concordo con quanto hanno detto coloro che mi hanno preceduto, ormai è fisiologico questo discorso del 50-55%. Sì, ma è preoccupante però, nel senso sì, che ma è preoccupante un'altra cosa. Vuol dire che non crede, la partecipazione non più... purtroppo c'è solamente al momento delle elezioni e poi si esaurisce. Oggi i partiti sono in crisi, una volta i partiti erano il tramite e l'elaborazione delle idee, oggi non riescono a elaborare, o meglio elaborano molto poco, i centri di pensiero sono posti in altre zone che non sono quelle dei partiti, e quindi il problema è come si coinvolge la gente, come si fa a partecipare la gente. Faccio un piccolo inciso: questa è una città dove la classe d'età maggioritaria è quella dei 45, over 45, quindi l'attenzione ai cambiamenti, l'attenzione a cambiare le cose è molto bassa, e quindi questo porta anche disaffezione alla politica, porta disaffezione alla partecipazione, perché uno dopo i 45 anni non ha l'attenzione di cambiare il mondo, cerca di consolidare quello che ha e di vivere in tranquillità. Quindi ritengo che non dobbiamo stupirci di questo, l'importante è che, come veniva detto, che chi esprime un voto lo esprima con consapevolezza e non riduca la sua voglia di partecipare solo al momento delle elezioni. Poco incline al cambiamento, quindi secondo lei non si affiderebbe a un Movimento 5 Stelle? No, io non sto dando patenti ai partiti e via, sto dicendo semplicemente che vista la composizione per classe d'età di questa città, c'è una tendenza alla stagnazione, non c'è una grande tensione. Questo è interessante anche in chiave di ballottaggio eventuale, diciamo, che coinvolga il Movimento 5 Stelle, secondo me, come lettura. Io le dico questo, ho visto la gente, ho fatto distribuzione di volantini in diverse zone della città, e mentre una volta la gente si avvicinava, chiedeva i programmi, la gente accetta il volantino, non commenta e non è così tanto interessato. E non è tanto interessato. Questa Madonelli? È la mia opinione. Madonelli? Ma io da poco faccio campagne elettorali, quindi non so fare un paragone con elezioni del passato. Non ho visto un distacco di disinteresse. Io noto, ad esempio, una manifestazione con 5.000 persone in piazza, che a Trieste non è facile da organizzare, sì, a pochi giorni dalle elezioni. Noto un interesse forte su alcuni temi, la preoccupazione che però l'astensione ci sia è forte, ed è una preoccupazione vera, nel senso che credo che il momento elettivo, che è il momento di più alta partecipazione democratica dei cittadini, dovrebbe essere proprio quello in cui i cittadini esprimono le loro esigenze e individuano le persone che a loro giudizio possono in qualche modo soddisfare quelle esigenze. E ha perfettamente ragione l'architetto Starz quando dice sarebbe bello avere un percorso partecipativo durante tutto il corso della consigliatura o della legislatura, cioè coinvolgere di più i cittadini in questo. È qualcosa di molto complesso e sul quale anche il Movimento 5 Stelle, che è partito proprio da questo ragionamento, sta avendo difficoltà, nel senso che non è facile convincere le persone a partecipare se non solo nel momento elettivo, e anzi c'è questa disaffezione anche del momento elettivo, perché si ha la percezione che le cose non possano mai cambiare. Io invece credo e mi auguro che le cose possano cambiare e che ci si provi quantomeno a cambiarle. Dopodiché certamente sarebbe curioso sapere cosa succederebbe se alle elezioni venisse applicato il quorum come nei referendum, scrivono gli sms. Cosa facciamo? Dopo c'è il commissario. Certamente se non elegono nessuno, siamo sotto al 50%. Beh, quello sulla riforma costituzionale non ha quorum. Beh, chiaramente quello non avrà quorum. Vabbè, sì, certo, vabbè. Anche il ragionamento che si faceva prima, che l'astensione in qualche modo agevola il percorso elettivo del centro-sinistra storicamente, è un ragionamento reale. Infatti, se fosse stato per la Saracchiani, avremmo votato la domenica tra mezzogiorno e l'una. No, se avesse potuto farlo, avrebbe fatto anche questo. Amadi, cosa dice lei?
Ma io dico che mi ritengo molto fortunata quest'anno perché facendo parte di una nuovo movimento, di una nuova lista civica, non ho avuto il dubbio su chi andare a votare, perché sennò avrei sentito pesantemente anch'io questa disaffezione nei confronti della politica e avrei veramente avuto delle difficoltà. Però io credo che la causa non sia il decadimento culturale della popolazione o delle persone che vanno a votare, ma il decadimento della politica, nel senso che veramente a furia di vedere situazioni anche non piacevoli, teatrini, scambi, quali? Salti, ma in generale, ma io parlo della politica non solo di Trieste, parlo della politica, perché la disaffezione secondo me non è solo nei confronti della politica triestina, è nei confronti della politica in generale, che non ti dà fiducia. A un certo punto ognuno pensa, beh, lavoro nel mio orticello, penso a me stesso e non mi sento partecipe di una collettività in nessun modo. Quindi il nostro è un tentativo di, come dire, metterci la mano da cittadini qualunque che non hanno mai fatto la politica. È vero, il coinvolgimento delle persone comuni sarebbe molto auspicabile. Anch'io quando sono andata in giro a volantinare ho smesso di distribuire volantini a random perché ho visto che nessuno li voleva o che pochi erano interessati, mi sono messa a chiacchierare con le persone e passavamo dalla rabbia più totale. Per cosa, un signore addirittura mi ha detto: guardi, vuole 100 euro, glieli do adesso, per dire, no? Che è una cosa veramente umiliante, al dire ma siete tutti uguali, è difficile fargli anche capire che non posso essere uguale perché io la politica non l'ho mai fatta, quindi non sono uguale a nessuno per il momento, no? Poi magari lo diventerò, non lo so, ma al momento nessuno può dirmi che sono uguale a qualcun altro. Ad altri invece che erano interessati molto ad ascoltare questa cosa nuova di una lista civica che non aveva nessun tipo di influenze di schieramento, nessun tipo di implicazioni politiche, che si diceva disposta ad andare ragionando sempre con la propria testa, senza avere mai delle influenze superiori che in qualche modo ti costringano a fare delle scelte di qua o di là. Di schieramento, sì, diciamo. Ma, se posso una battuta su quello che diceva Patuanelli, che ricordava la manifestazione dei 3.500, 4.000, 5.000 quanti erano contro la ferriera, no? Perché credo che ti riferissi sì, a quella. Sì, certamente. Allora, anche questo è significativo, nel senso, oggi il cosiddetto discredito della politica fa sì che uno non dà più deleghe rispetto ai partiti, agli schieramenti, eccetera, però si mobilita su obiettivi precisi. Questo, come dire, è molto americano, nel senso, nelle elezioni locali americane si creano schieramenti su obiettivi precisi perché la gente ci crede, la gente in qualche modo li sente propri, no? E quelle persone hanno individuato un obiettivo specifico che hanno fatto proprio e su cui hanno ritenuto che ne valesse la pena mobilitarsi ed impegnarsi anche scendendo in piazza. Sì, questo certo. Non vorrei poi facesse la fine anche di certe proteste dei soci Coop. Chiaro, la ferriera è un argomento completamente diverso, c'è la salute di mezzo. È anche vero che l'osservazione, poi sentiamo Lucia e Iacchia subito, che hanno fatto immediatamente anche molti operai sui social, insomma, in quel giorno è stato, vabbè, avete portato 3.000, 3.500, 4.000, quanti erano? 3.500, no? Ma insomma, diciamo, mi pare. Sì, 5.000 adesso. Sì, lo so, all'inizio si diceva 5.000, poi insomma, chiaramente... No, 3.500. Vogliamo anche l'intervista con le First Lady e First Man, bella. Allora, però, l'osservazione è stata, guardate, che in ferriera ci sono più di 3.000 curriculum, no? Più di 3.000 curriculum di gente che vorrebbe lavorare. Quindi, no, attenzione, certo, quelli che vanno in strada, però ci sono altre migliaia di persone che invece in ferriera vorrebbero darci a lavorare, no? Subito come osservazione che è stata mossa sui social. Allora, Lucia e io poi... riprendere un po' il discorso invece del discorso antisionismo. Forse bisognerebbe pensare anche un po' al fallimento della vecchia politica, perché questo ha portato spesso e porta tutt'oggi le persone a non andare a votare, non credere in più. Prendiamo l'esempio dei quartieri degradati che abbiamo a Trieste, basta andare a Val Mauro, a queste persone con l'alternanza, abbiamo visto amministrazione di centrodestra, di centrosinistra, non è cambiato niente. Quindi è facile partire e portare un volantino l'ultimo mese di campagna elettorale. Ecco perché spesso ci si scontra con queste persone che non credono più in questa politica che è fatta solo da persone che escono dal palazzo o dall'ultimo mese di campagna e non c'è questo contatto diretto con le persone che vivono Trieste, non solo Piazza Unità, ma anche il resto della città.
Questo sarebbe, bisognerebbe ragionare un po' su questo, perché siamo arrivati a questo disinteresse. Se non ci interessa nemmeno votare il sindaco, scrivono via sms, cioè, vuol dire che non c'è più, vicina, no? Non c'è più questo, non credono più, anche perché non hanno avuto nessun tipo di cambiamento. Una volta si poteva pensare, c'erano dei partiti costituiti, restavano sempre le stesse persone. Adesso abbiamo avuto l'esempio, 10 anni centrodestra, 5 anni centrosinistra. A cosa è cambiato alla signora che abita nel quartiere delle Atter a Valmaura piuttosto che a Borgo San Sergio? Quale discorso ha portato la politica a queste persone? Nessuno. Non possiamo pretendere che questa persona accetti un volantino o non ci mandi a quel paese quando un candidato va a consegnargli una richiesta di preferenza. E chi è che dice? Ma noi come comunisti di Sinistra Unita non riteniamo che ci sia un disprezzo nei confronti della vita politica, dell'attività politica svolta attraverso le forme tradizionali che sono i partiti. Riteniamo che, come dimostrano anche le campagne referendarie, la partecipazione, se si trovano degli obiettivi sui quali coinvolgere le persone, facendo attenzione a quelle che sono le loro reali sensibilità ai problemi di fronte ai quali si trovano, la partecipazione c'è. Rispetto alla possibile astensione elettorale, il discorso che noi facciamo risale alla critica complessiva alle modificazioni profonde fatte all'ordinamento statale della Repubblica Italiana nell'ambito elettorale, a cominciare dall'introduzione del maggioritario. Che doveva risolvere il problema delle complicazioni della politica, semplificarla, ridurre il numero dei partiti. Ci troviamo oggi, e il caso di Trieste mi sembra estremamente indicativo, proliferare, lei dice, con 11 candidati sindaco. Evidentemente è un tipo di comportamento istituzionale che non ha fatto quello che si proponeva di fare, ma ha partecipato a rendere molto meno partecipata all'attenzione dei cittadini alle scelte della politica. Vi faccio vedere, qualcuno scriveva già via sms che cosa è successo oggi, perché noi avevamo annunciato ieri anche che ci sarebbe stata poi in giornata una conferenza stampa, un nuovo incontro, confronto insomma tra il senatore Francesco Russo e l'area TLT, così possiamo definire, sapete, rappresentata principalmente da tre candidati sindaco, che sono Nicola Sponza, Vito Potenza e Giorgio Marchesic. Oggi erano tutti lì al caffè San Marco quando il senatore Russo ha presentato questo documento. Vediamo. Io Toni aspri circoscritti a solo qualche momento rispetto a quanto ci si poteva aspettare visto l'argomento del dibattito, e cioè il territorio libero di Trieste. Si è svolto infatti stamane un incontro organizzato dal senatore del PD Francesco Russo, che ha presentato la risposta ad una sua interrogazione pervenuta dal ministro degli affari esteri, allegata alla quale vi è una lettera del segretariato generale dell'ONU del 21 marzo scorso, in cui si afferma che nell'agenda dei lavori dei vari organi delle Nazioni Unite il dossier relativo al TLT non è presente né via l'intenzione di inserirlo. Oggi abbiamo, spero, definitivamente chiuso la polemica sul riconoscimento delle Nazioni Unite al territorio libero di Trieste. I riferimenti che il Palazzo di Vetro, New York, le Nazioni Unite hanno fatto del territorio libero sono riferimenti puramente storici, che non hanno nulla a che fare con l'attualità giuridica. Quindi il territorio libero esisteva in passato, certamente nessuno lo nega, ma oggi non ha nessun valore giuridico. La replica dell'esponente del Movimento Trieste Libera, Paolo Parovel, presente in prima fila all'incontro, è immediata. Il documento a cui si riferisce Russo, quello che analizza il report sulle sistemi di protezione internazionale, citando anche Trieste, conferma lo status del territorio libero di Trieste. Non ho mai detto e mai scritto che significhi il riconoscimento delle Nazioni Unite al territorio libero di Trieste, che sta già in una risoluzione numero 16 del 1947. Russo ora interpreta questa lettera di questo funzionario nel senso che negherebbe, secondo lui, l'esistenza del territorio libero di Trieste, ne farebbe una cosa puramente storica. Non è così. Inevitabile comunque per l'esponente del PD, a 2 giorni dal voto per le amministrative, lanciare una frecciatina ai movimenti indipendentisti e autonomisti triestini. È stato sbagliato negli ultimi anni usare il territorio libero per dire alle persone in buona fede che non serviva, ad esempio,
esempio pagare le tasse. Le risposte a Trieste si danno non inventando delle soluzioni avveniristiche, noi non saremo mai la Monte Carlo dell'Adriatico, però mi piace ricordarlo, possiamo fare una città metropolitana che restituisca a Trieste centralità, autonomia e la possibilità di gestire le proprie risorse. Questo è il tempo. Allora, intanto le chiedono di tornare in politica, Carbone, perché non torna in politica? Poi non saremo mai la Monte Carlo di Trieste. Allora io non lo so, a me pare veramente oggi ovviamente ha scatenato una rida di risposte da parte di tre candidati A me pare francamente irrealistico pensare che si possa ricostruire nel 2016 e negli anni futuri il territorio libero di Trieste, però si candidano per questo è legittimo, nel senso alcune persone ritengono che sia una strada percorribile, è assolutamente legittimo che si candidino e portino avanti le proprie idee, che poi abbiano una possibilità concreta di successo, tutto può succedere nel mondo, intendiamoci, però mi sembra che lo scenario mondiale, europeo, su cui ci si muove sia completamente diverso dal 1946, quindi oggi pensare di nuovo un TLT governato da un governatore con l'intesa sostanziale di americani, inglesi, francesi e russi, mi sembra, come dire, fuori contesto. Poi, per l'amor di Dio, se qualcuno a Trieste ritiene che questa sia una prospettiva su cui muove la città, che lo faccia, non vedo che scandalo ci sia. Quali siano le possibilità di successo? Secondo me nessuna, ma gli auguro le migliori sorti, nel senso non è che mi metto a guffare sulle disgrazie altrui. Mi sembra un modo, ma questo è un mio giudizio personalissimo, per deviare l'attenzione dai problemi veri, che sono problemi all'interno di un contesto regionale, italiano, europeo, eccetera, e non credo siano risolvibili da una prospettiva difficilmente raggiungibile del TLT. Se qualcuno ci crede, auguri e faccia la sua battaglia. Eppure Nicola Sponza ha ribadito anche nel confronto che un dialogo con il Movimento 5 Stelle c'è stato, no? Il dialogo col Movimento 5 Stelle riguarda uno degli aspetti che gli indipendentisti, chiamiamoli così, hanno, anche se non è un termine perché non richiedono l'indipendenza, ma l'attuazione del territorio libero, che è questione diversa. Il dialogo, che non è stato solo con Nicola Sponza, è stato costante con alcune persone che segnalavano da tempo l'applicabilità dell'allegato ottavo sul porto internazionale di Trieste, cosa che poi è stata anche decretata da una sentenza del TAR di 3 anni fa ormai su Green Sesam, che è questione diversa dal territorio libero, cioè che il fatto che il regime di porto libero di Trieste sia perfettamente in vigore, con un richiamo dell'84-94 molto chiaro dei primi 20 articoli dell'allegato ottavo del memorandum, che questo poteva essere e avrebbe dovuto essere un volano per l'economia della città, noi sì, l'abbiamo detto, è questione diversa, quindi sì. Il dialogo con quei gruppi c'è stato su questi temi, non sull'esistenza del territorio libero. Allora, volevo sentire però Flash davvero voi su questo, perché è comunque una notizia di oggi che avrà magari delle ripercussioni, proprio perché comunque si presentano in comune, sono divisi, lo abbiamo approfondito più volte. Poi arrivo a una questione sulla quale è intervenuto oggi sia il sindaco, insomma, che anche l'opposizione, che è quella degli ultimi giorni, dei giardini e della ferriera stessa, però ci sono alcune dichiarazioni anche del sindaco stesso che è importante sottolineare, e vi raccontiamo un piccolo caso che abbiamo scoperto. Rossi, lei cosa dice invece sulla rappresentanza da parte di quest'area della città? Ormai sono state fatte delle scelte, e quindi ancorché quelli del territorio di Trieste abbiano le loro idee, va bene, ma le scelte sono definite, e credo che la riqualificazione di quest'area trova in gran parte concordi anche quelli della nostra compagine. Il problema però è questo: non può essere un'immagine elettorale questa del porto, della riqualificazione del Porto Vecchio, non può essere uno strumento di illusione nei confronti dei cittadini. Quindi se siamo d'accordo di riqualificare quest'area, in qualche modo di aggregarla a quella che è la parte urbana, dobbiamo pensare che non si possono promettere 20.000 posti di lavoro, cosa che ho sentito alcune settimane, perché questi posti di lavoro li avranno 20.000 i nipoti di mio figlio, che ha 28 anni e che quindi ha davanti tanto tempo per fare figli e poi vedersi portare dei nipoti in giro.
Il secondo è un problema di non farci illudere dai primi finanziamenti. Sono arrivati 50 milioni di euro. Peraltro un po' strani, sono arrivati dal Ministero della Cultura e sono stati dedicati 35 milioni di euro per la riqualificazione del torrente chiave, della bonifica, 5 milioni e mezzo per riqualificare l'Ursus, cioè. Che mi perdoni l'amico De Gioia, non è la Torre Eiffel, e quindi qualcuno deve dare giustificazione alla città che si spendono 5 milioni cioè, e mezzo, troppi soldi, le dice. Ma cioè, la domanda è 5 milioni e mezzo su un buon padre di famiglia va a riqualificare non so qualche cosa avendo i figli che vanno avanti, quindi è impensabile una cosa di questo genere, cioè una cifra esorbitante, mentre il resto resta poco per la cultura. Poi bisogna tenere presente che le manifestazioni di interesse, ancorché vengano da privati, da aziende via discorrendo, si fanno se l'area è infrastrutturata, altrimenti non ci viene nessuno. Non è che viene a creare un albergo e spende 200 milioni di euro e poi 100 di opere di urbanizzazione. Sappiamo qualcosa su quelli che sono questi tipi di oneri, e quindi chi metterà questi soldi? Non certamente il Ministero della Cultura, deve mettere il Ministero delle Infrastrutture, e deve mettere qualche zero in più vicino ai 50 che ha già dato. Cioè 50 dice servono poco. Ma servono poco, quindi il problema è andiamo avanti. E poi c'è il discorso della condivisione, perché tutto questo che è stato portato avanti, ancorché siamo arrivati all'obiettivo di sdemanializzarlo, è una cosa anche positiva, ma si deve condividere la scelta con la città. Cosa ne facciamo? Chi è per il residenziale? Noi siamo contro il residenziale. Chi è per insediamenti di tipo portuale, nautico? Cioè, cerchiamo di capire che oggi è finita l'epoca in cui i cittadini si vedono passare sopra la testa le loro decisioni. L'osservazione di Starz, poi sentiamo Patuanelli, credo che voglia chiarire, perché oggi diciamo si sono arrabbiati molto su internet, costringendoli anche a un comunicato sul Porto Vecchio. Allora, mi sembra che la domanda non era sul Porto Vecchio. Preciso una cosa, il piccolo ha dato una notizia di 50 milioni e ha messo vicino la lista che aveva mandato il Comune di Trieste su un'ipotetica spesa per alcuni interventi. Il documento ministeriale non parla di opere specifiche. Se lei legge il protocollo parla di 50 milioni, parla di un risanamento, ma non parla né dell'Ursus, non ne parla dell'istituto. Allora, ha confermato, questa non era la domanda. Io tornerei sulla domanda che faceva. Inevitabilmente legato a Porto Vecchio, cioè questo. Sì, però, no, è però, giusto però confrontarsi allora, che su allora, questo. Diteci cosa fanno con i 50 milioni di euro. Allora, qualcuno ha detto questo. La domanda era specifica rispetto ai movimenti autonomisti. Io penso una cosa. Sono d'accordo che la battaglia per l'indipendenza in Trieste è una battaglia fuori dal tempo, però bisogna dare anche merito a questi movimenti che hanno di nuovo portato al centro del discorso a Trieste una sua potenzialità, che è il rapporto col mare, il porto, il discorso del trattato internazionale, che come ricordava Patuanelli c'è una sentenza del TAR che lo ricorda, e quindi pone il problema ancora una volta perché questa città, dopo 20 anni della legge 84-94, non ha la forza e il coraggio di chiedere che venga messo il regolamento per l'attuazione dei punti franchi. Questo vorrebbe dire anche tagliare una volta per sempre polemiche che si fondano sul nulla. Allora bisognerebbe costringere il governo e chi amministra la città a chiedere definitivamente questo regolamento. Chiedere a Cosolini perché non l'ha fatto. Però abbiamo fatto 4 mozioni su questa cosa, no? in 5 anni. 4 mozioni sul regolamento d'attuazione dell'84-94. Per quanto riguarda Porto Vecchio, noi ci siamo dovuti in qualche modo riesprimere oggi con un comunicato, perché l'articolo del piccolo giornale di Trieste, non ho invertito a caso le parole, era completamente fuorviante rispetto al contenuto dell'articolo stesso e delle dichiarazioni che io ho fatto in aula ieri. Allora, il titolo era M5S apre a Porto Vecchio M5S, città. Sì, il Movimento 5 Stelle apre a Porto Vecchio alla città. Allora, e secondo voi non corrisponde alla... Ma non corrisponde perché il messaggio un po' subdolo che si voleva dare è palazzine, no? Il Movimento 5 Stelle apre le palazzine in Porto Vecchio. Questo non è assolutamente vero, noi abbiamo da sempre una posizione molto chiara su Porto Vecchio, riteniamo che quell'area deve essere utilizzata per il rilancio economico di questa città, si devono quindi sviluppare attività produttive anche grazie alla possibilità di riintrodurre i punti franchi dove possono servire. Non può essere semplicemente un insieme di contenitori museali, non può essere semplicemente una questione di ricerca, un contenitore di ricerca e cultura. Ci deve essere anche quello, e non ci deve essere residenza. Una città che ha 11.000 alloggi vuoti e sfitti. Non ci può essere residenza.
È evidente che inserire Residenza in quel contesto, con quelle dimensioni, significa spostare completamente il baricentro urbanistico della città, cambiare completamente i pesi urbanistici, creare nuove periferie dove oggi abbiamo il centro, ed è una cosa che ci preoccupa e allarma. Quello diventerebbe il centro di Trieste, lei dice, dovesse. Stiamo parlando di 60 ettari, stiamo parlando di una zona grande come Borgo Teresiano e Giuseppino messi assieme. Cioè è un altro centro. Allora, prima di parlare di Residenza, è un sesto della città, come giustamente dice l'avvocato Carbone. Cosa non la convince, Starza? No, non mi convince una cosa, che tutti parliamo di cosa va dentro. In questa città, se non si invertono alcuni indici socio-economici, la demografia, l'aumento dell'occupazione, possiamo parlare fin domani quanto che volete di cosa può andare di Residenza, sì, Residenza. Questo è il problema di fondo. In questa città non si va avanti perché non c'è demografia, bisogna risolvere, attirare gente, creare posti di lavoro. E non è il discorso di non sono gli 11.000, ci sono milioni di metri cubi vuoti Sono pienamente d'accordo. Il primo problema è come portiamo lavoro a Trieste, non come cosa mettiamo nel porto vecchio. Come portiamo lavoro? Il regolamento per i punti franchi è una per giocarlo nelle sedi opportune. Per la prima volta il presidente del porto di Trieste va in giro per l'Europa a spiegare le opportunità del. Non è mai successo. Ma dov'era la classe politica? Dormiva? Dormiva? Sono ci perfettamente svegliamo? D'accordo. Manca anche un accordo con le dogane per la gestione dei punti franchi quando li potremo utilizzare. Questo è il problema. E dopo parleremo di cosa va dentro, perché guardate, la serietà di una classe politica è nel saper dire quando l'area sarà urbanizzata, come si urbanizza, chi tira fuori i soldi e in quanto tempo. Nessuno tira fuori i soldi se non sa i tempi certi in cui ha l'autorizzazione e in cui va a profitto l'ammortamento, l'investimento. Però che nel frattempo abbiamo un advisor che ci viene a dire che il 15% ma non ha mai discusso questo, non abbiamo mai discusso, c'è stato prima l'uovo la gallina, c'è quando si parla, ho letto lì, ma allora rifiutate i 50 milioni di euro, ma nessuno rifiuta i 50 milioni di euro, ma la gente vuole anche capire come andrà a finire. Sì. Cioè, i 20.000 persone che troveranno lavoro nel Porto Vecchio, non l'ho detto io, l'ha detto questa giunta. Il Porto Vecchio non può essere una nuova via Torino, ma di baretti e ristoranti. Allora è un progetto che ci sta superando, che passa sopra le nostre teste, credo che non solo i cittadini, ma innanzitutto bisogna avere tutte le forze di fronte a problemi di questo genere, a possibilità di questo genere, non si può mica essere destra o sinistra. Stiamo qua parlando di destra e sinistra nel 2016 con il 40% di giovani disoccupati. Allora, questa città è in crisi, obiettivamente in crisi. 11.000 vani, appartamenti vuoti, significa che c'è, come dire, un buco nero nella città di risorse umane. Allora, una città in crisi, carente di risorse umane, pur con tutto il rispetto delle persone che ancora lavorano, è in grado di gestire una trasformazione pari a un sesto della sua superficie urbana? Complicata la cosa, se non si immagina appunto un elemento attrattivo di nuovo lavoro, nuove attività economiche, perché nel ridisegno urbanistico della città sul Porto Vecchio senza nuove funzioni economiche noi svuotiamo parti della città esistente e creiamo nuove periferie degradate senza risolvere un problema di sviluppo. È un tema grossissimo questo, perché l'economia dell'Italia e del mondo è cambiata rispetto alla fine degli anni Ottanta. Oggi siamo in un nuovo scenario su cui dobbiamo in qualche modo tener conto. E questa secondo me è la questione strategica. Non succede neanche dall'oggi al domani, diciamo, questo cambiamento. C'è un nuovo piano regolatore, va accompagnato sono ben identificate le zone. Nel nuovo piano regolatore non è che devi costruire altri 20.000 appartamenti quando ne abbiamo 10.000 vuoti in città, no? Ma credo che il problema non è questo, ancorché l'aspetto residenziale non sia un problema. Noi siamo contro. E qualcuno dirà facciamo il 10% di residenziale. Il problema sono i tempi, i flussi di finanziamento, eccetera. Un'operazione di questo genere non può partire con 50 milioni di euro, doveva partire con 500 milioni di euro. Allora è un altro discorso. Non è credibile. 50 milioni di euro, stiamo 10 anni per avere 500. Io ti faccio un esempio: sono 10 anni che Graham Sisam ha la concessione
su 4 o 5 magazzini, sì, attaccati al Molo Quarto. Ci sarà un problema di interesse economico, di compatibilità finanziaria, se da 10 anni quello che doveva essere, come dire, l'entrata naturale di un Porto Vecchio riqualificato, perché lì noi quando andiamo a parcheggiare la macchina al Molo 4 li vediamo quelle, certo, palazzine, e non va avanti quel progetto. Ma te ne sei chiesto perché, Gianfranco? Io lo sto chiedendo. Allora io ti rispondo perché. Perché uno non fa un investimento di 200 milioni che si so chi, se ti manca la luce, l'acqua, il gas, la fognatura, la bonifica del torrente Chiave e del Rio Marchesin, se ti manca l'illuminazione, se ti manca tutto. Il problema è, nasce prima l'uovo con la gallina. Cioè le infrastrutturazioni non te, Giorgio, le fa l'investitore. Ma io ti aggiungo, e se manca ritorno economico al tuo investimento? Certo. Perché ma certo per tu devi per investire di 250, ma per investire milioni 500 euro, milioni di euro, no, chi li paga? La CEGA PS, il Comune di Trieste. Allora fatevi sentire Start su questo, poi Amadi e Lucia. Ma cosa dice? Cioè 50 milioni dicono tutti sono pochi. Ma io ritengo non che sono niente, è, non pochi. È prematuro discutere di quanto bisogna mettere dentro. Io penso che nessuno in questo momento è in grado di stilare un quadro economico reale. Prima di tutto, come bisogna imparare dagli altri, tutti citano Barcellona, Londra, dimenticando che queste sono megalopoli che hanno territori e governance completamente diverse. Qui bisogna ricondurre la storia del Porto Vecchio alla storia dell'Europa, ossia la capacità di mettere in relazione questa città con questa area, con l'Europa, e quindi si ristabiliscono le relazioni storiche che hanno fatto grande questo territorio, Trieste con l'entroterra. E qui nasce l'interesse di nuovo per recuperare, qui si cominciano a fare i piani di fattibilità. Ma se noi continuiamo a discutere di quanti negozi di parrucchiere e di barbieri vanno in Porto Vecchio, siamo fuori strada. La scala non è questa. Carbone ha ragione, la città non ha la dimensione economica finanziaria per fare. E ricordiamoci che la stessa operazione Porto Città, come era stata presentata la risoluzione, nasceva male perché tagliava fuori la possibilità per le imprese locali di poter lavorare e di crescere. Allora il problema Porto Vecchio va messo al centro di una nuova relazione di Trieste con territorio più vasto, e da qui bisogna ragionare. Tutti i discorsi su quanta residenza, quanti alberghi e via, per il momento sono prematuri. Cosa dice lei? Ma io sono perfettamente d'accordo, nel senso che trovo che mettersi a discutere in un contesto come questo di quante case, quanti cinematografi, quanti ristoranti sia inutile, cioè può servire giusto per chiacchierare, ma è assolutamente inutile. Bisogna sicuramente rendere appetibile quest'area per degli investitori che devono arrivare sicuramente da fuori, che porteranno sicuramente del lavoro, che faranno delle strategie in base a quelli che sono i loro interessi, ma che poi diventano anche gli interessi di chi vive nella città, perché se si fanno degli investimenti, se si costruiscono delle case, degli alberghi, piuttosto che dei palazzetti dello sport o quel che sarà, in base a dei lavori di fattibilità e di convenienza che farà chi investe, non certamente le persone che sono qua in questo momento o i cittadini di Trieste, no? Secondo me è ovvia questa cosa. Allora è inutile neanche mettersi a parlare. 50 milioni di euro è chiaro che servono solamente per mantenere in sicurezza e per garantire il non completo degrado, ecco, fin tanto che questo non si verificherà, no? Quindi secondo me quello che bisognerebbe fare in questo momento è portare il porto di Trieste, il Porto Vecchio, fuori da Trieste, nel senso di farlo conoscere a chi può veramente investire. Adesso io arrivo da Milano, quindi ho una parte della mia vita passata lì, e a Milano hanno ricostruito delle aree assolutamente degradate da anni, che ormai erano in preda alla delinquenza, a chi andava a dormire la notte, eccetera, nel centro della città. È diventata una zona spettacolare, ma gli investitori sono arrivati assolutamente da fuori, in parte erano anche italiani, poi tutti questi palazzi, questi alberghi, ristoranti, negozi, eccetera, sono stati comprati da stranieri, però adesso ne fruisce la città e il lavoro è a portata della città. Milano è la capitale finanziaria italiana, no? Le multinazionali, certo, le generali, certo, fanno lì le sedi, l'Unicredit, no? Quindi bisogna confrontarsi con questa. Quindi dimensione. Mi fa un po', cioè, inutile anche mettersi a parlare, se vogliamo, le case o un'altra cosa. Allora, tra l'altro, vedo che molti scrivono via sms di parlare dei giardini, come abbiamo fatto anche ieri sera, ovviamente. Ci arriviamo tra poco perché lo abbiamo nell'elenco dei servizi. Qualcuno le chiede l'assessore alla Dormida anche.
le chiedo l'assessore alla Dormida, visto alla che Dormida? L'assessore alla Movida è stato in campagna elettorale una delle cose più, sì, più discusse. Allora Lucia, supporto allora, vecchio, la cosa nostra dice posizione lei? È quella di favorire l'attività portuale, quindi non speculazioni per quanto riguarda costruzioni o progetti faraonici, che poi giustamente, come tutti hanno detto, 50 milioni non servono a niente in quel caso. Dopodiché noi vogliamo attrarre degli investitori. L'esempio delle altre cose che abbiamo fatto a Trieste per rimettere a posto un magazzino vini, quanto ci abbiamo impiegato? Ed è quanto tempo per fare mettere a posto un'area molto più piccola? E quanto costa? E quanto è costato? Quindi noi è facile, è facile star qui adesso a sognare, a vedere spiagge piuttosto che metropoli. Vabbè, diciamo che la spiaggia è stata archiviata. Poi i progetti che sono saltati fuori erano anche abbastanza ridicoli e divertenti. Quello che è importante è che le persone, e lì rientriamo, vogliono vedere delle cose concrete e soprattutto realizzabili. Questo è un po' anche... se vogliamo interessare sia i triestini e anche gli possibili investitori per un eventuale progetto. Ma indubbiamente per quanto riguarda la questione del riuso di Porto Vecchio, della riedificazione, la riassegnazione ad altre finalità, dato che indubbiamente la questione di riportarci attività portuali in quanto tali è abbastanza ipotetica, è una questione che ci vede, noi di Sinistra Unita, estremamente critici sui primi passi intrapresi. La questione di affidare a un advisor esterno, che ha quindi i suoi contatti, i suoi interessi, le sue esperienze, l'idea di portare alla città un progetto quasi completo e finito, rispetto a quelle che sono le capacità e le possibilità che ha dimostrato l'intellettualità triestina, anche per esempio col piano della città metropolitana stilato dall'Università di Trieste, è una questione che ci vede estremamente critici. Una cosa da fare nella nuova giunta sarà quella di riportare i cittadini a interessarsi dell'intervento su Porto Vecchio e sul resto della città, farli partecipare e non farli essere semplicemente soggetti che subiscono le scelte fatte dall'esterno. Investitori che vengono da fuori Trieste, indubbiamente, ma ci sono risorse anche a Trieste che possono partecipare a questa operazione, tenendo presenti quelle che sono le indicazioni che vengono anche da questa disillusione della gente triestina per la politica. Vi faccio vedere una cosa, perché oggi c'è stata segnalata anche nel tardo pomeriggio ed è diventato, vedo, un caso nazionale. Chiedo a Patuanelli, perché voi immagino sappiate già, lo ha segnalato anche Ettore Rosato oggi, stavo cercando quella dichiarazione di un vostro candidato, si chiama, ragazzi se me la fate vedere anche in onda, Fabio Terkovic, giusto? Sì, esatto. Allora, lui scrive su Facebook: la Boldrini, che non stimo, in una cosa ha ragione, cioè che la colpa dell'invasione di africani che stiamo subendo è colpa degli stessi paesi occidentali. Eccolo qua, lo vedete sullo schermo. Ma non nel senso che lei intende, bensì nel fatto che per anni li abbiamo sostenuti con aiuti alimentari e medici, provocando un aumento artificiale della popolazione che quei territori non possono sostenere. Da questo deriva lo spostamento verso nord di grandi masse, destinato ad aumentare in modo esponenziale in futuro. Le risposte devono essere immediate. E questa è la ricetta di un vostro candidato: sospendere ogni forma di aiuto umanitario a quei paesi dai quali arriva questa marea di persone, dichiarare lo stato di guerra a difesa dei confini marittimi. Diciamo, dopo il caso Tuyak, questo è un altro che anima... Vabbè, dai, non credo. Ci sono talmente tanti candidati in queste elezioni e uno per riempire le liste deve andare alla ricerca... che qualche stranezza può venire fuori. Non ci sottraiamo al commento su un post indifendibile che non abbiamo nessuna intenzione di difendere. Quello che ha scritto Fabio Terkovic è frutto esclusivamente di un suo pensiero e non è assolutamente frutto del programma del Movimento 5 Stelle, a cui lui avrebbe dovuto attenersi in modo stretto e preciso. Quindi noi ci siamo dissociati ovviamente immediatamente appena vista segnalata questa questione,
L'abbiamo fatto con un comunicato, l'ha fatto adesso pochi minuti fa Paolo Menis con un post su Facebook che ovviamente sta girando. Repubblica titola Trieste, questo... candidato Movimento 5 Stelle anti-migranti, stop agli aiuti umanitari, Italia dichiari guerra per difesa ai confini del mare. Penso che sono parole che si commentano da sole e non c'è altro modo per commentarle se non dicendo che appunto siamo ben lontani nel nostro programma amministrativo. Mi dissocio dalle dichiarazioni razziste, dice Menis. Ho capito. Dovesse essere eletto, che succede? Entra nei ranghi, viene allontanato? Speriamo di no. Mi sembra assurdo commentare adesso una potenziale elezione di un candidato che ha fatto delle affermazioni gravissime e lontane dai principi e dal programma del Movimento 5 Stelle. Dovesse accadere, certamente prenderemo dei provvedimenti. Insomma, questo mi sembra evidente e logico. Cioè non sarebbe più del Movimento 5 Stelle. Non possiamo accettare due questioni. Il merito, innanzitutto, che appunto sono parole razziste, gravissime e lontane da ogni logica. Il secondo, che un candidato del Movimento 5 Stelle non si attenga strettamente al programma del Movimento 5 Stelle. Sì, che sia a livello nazionale che a livello locale dice cose ben diverse. Ricorda la eugenetica. Nel senso, quello che dice quel signore ricorda la eugenetica, nel senso non mandiamo i medici così muoiono, così non nascono. È gravissimo. È una cosa terribile. È una cosa terribile e gravissima. Ma lo avete sentito? Aspetta, arrivo subito a lei. Lo avete sentito oggi al telefono? Si è pentito? Cosa ha detto? Io non ho neanche visto se ha scritto qualcos'altro. Personalmente, però, io non gli darei no. dignità politica a una cosa così. Io allargherei le braccia. Guarderei in alto nel cielo e direi capita in tutte le famiglie. Così come Fabio Tujak, allora. Insomma, così, se è diventato un caso per un mi piace, allora doveva essere lo stesso Tujak. Trattamento per tutti. Secondo me c'è, come dire, non dico un attenuante, ma un esimente, per usare un termine forse non proprio delle trasmissioni giornalistiche. Certe cose, chi le dice dovrebbe, come dire... Beh, io credo che bisognerebbe rendersi conto che quando ci si candida per una carica pubblica si ha una responsabilità pubblica e quindi anche nei commenti che si fanno bisognerebbe collegare questo, il cervello alle mani. Su questo, ecco, alla bocca, caso, al pensiero. Alle bocca, cioè, alle mani, perché in questo caso si parla di sono d'accordo con te, solo che dico che certe cose vanno al di là del bene e del male. Beh, insomma, sembra più un candidato, devo ammettere, leghista. Adesso guardo il post ieri alle 13.51 e questi sarebbero i profughi di guerra. Non è una bella pubblicità della Lega, però, quello che sta facendo, dicendo che una persona che dice delle cose allucinanti potrebbe essere un candidato della Lega. In questo post, attenzione, in questo post, e questi sarebbero profughi di guerra. Ho degli amici bosniaci, poi qui va avanti e cita un articolo: immigrato in arrivo a Trieste, l'UGL polizia sotto organico, preoccupazione per la gestione. Un leghista chiaramente dice chi non devo fare io la difesa della Lega, ma chi scappa dalla guerra va accolto, insomma gli altri sono migranti economici. Io ricordo che ho visto altri post, cioè mira molto sulla questione migranti. Ma il tema della dare parola a Madi che ho interrotto. Carbonero, la prego, concluda. No, ma il tema della sicurezza ci sta tutto, ossia che le persone siano preoccupate della sicurezza, chiedono più polizia, chiedono più controlli, questo va benissimo. Il salto spaventoso quando uno teorizza il fatto che non si mandano medici, non si mandano aiuti, così non fanno figli, muoiono nel deserto e non arrivano da noi. Questa è la cosa allucinante e spaventosa, no? Che vuol dire è il primo passo e dopo c'è la deportazione, dopo ci sono, non so, i campi di sterminio, ecco, andiamo su quella linea. Questo è terribile. Ma qui parliamo di affermazioni estreme, insomma, cioè no, ma infatti, ma dico, non facciamole diventare un caso politico che sfugge a quello che è il buon senso e il buon gusto. Certo, non è che li fuciliamo, ci sono, ci saranno, e purtroppo ci sono nella nostra società queste cose. Poi la pubblicità, No, l'unica piccola obiezione che volevo fare è questa, cioè che non, se voi dite se verrà eletto prenderemo provvedimenti, vuol dire che chi lo vota verrà in qualche modo disatteso da quelle che sono le proprie aspirazioni e aspettative, quindi semmai la posizione andrebbe, cioè il Movimento 5 Stelle ha detto non votatelo stasera, questo dice sì. Secondo me dovrebbe essere così. Ma io ripeto, è una cosa nata oggi che stiamo cercando di gestire nel modo migliore, cioè dissociandoci completamente e facendo presente che il programma del Movimento 5 Stelle sulla gestione della questione dei migranti è molto diverso da questo e parla di ovviamente numeri certi per singolo comune, quindi un numero che deve essere
prefissato e non può essere superato, una diffusione della gestione dei migranti con tutti i comuni della regione, quantomeno, cosa che oggi non accade, cercando di superare Patuanelli, vai sul semplice. Una persona che è arrivata solo via web, scusa un attimo, a tutti può capitare di candidare uno così, no? Per amor di Dio, di semplicemente uno così che stia a casa e chiude il rispondere era una persona che ha frequentato per molto tempo le assemblee che abbiamo fatto. Sapevate che aveva già dato segnali personalmente, non sapeva che aveva questa idea un po' forte, diciamo, sul però, tema. Però perdona una cosa, questo che stiamo discutendo adesso, va bene, e i commenti che sento anche da parte dei nostri confronti, anche miei, eccetera, da parte dei spettatori, deve avere un distinguo, perché qui c'è un problema in cui il cittadino che va a votare può dire degli eletti quello che vuole, perché è fuori dal contesto politico, è fuori dalla gara, voterà eccetera, e quindi tutte le critiche che giungono per televisione o che per strada uno ti lancia anche qualche offesa, credo che vadano giustificate. D'altro canto però oggi la politica vuol dire anche denigrazione dell'avversario, vuol dire, scusa, lasciami finire, vuol dire, l'abbiamo visto in questi ultimi tempi, attacchi mediamente personali eccetera su fatti e avvenimenti. Questo è un'arma che è un boomerang, perché non c'è nessun partito, non c'è nessuna persona che è tenutaria della verità, c'è sempre qualcuno che ha sbagliato, che ha fatto un errore eccetera. Allora qui non si tratta in politica di avere misericordia dell'avversario, ma neanche nel non esagerare, va bene, a dettare accuse qualche volta anche infamanti, qualche volta anche personali, che evidentemente poi non è che colpiscono il politico come posso essere io, come posso essere loro, eccetera. L'hai capitato? Certo che mi è capitato. Ma anche questa campagna elettorale? Cosa ne ma anche sì, ma che deve avere pelo sullo stomaco. Se io faccio politica devo accettare anche determinate critiche. Però ricordiamoci che ognuno poi ha il peso dietro alle spalle, di famiglie, di figli, eccetera. Allora, oggi ho visto in queste ultime settimane, nel nostro piccolo di Trieste, va bene, accuse e supposizioni eccetera, va bene, questo è l'elemento degradante della politica, perché queste sono miserie non politiche, umane. Quando uno non ha rispetto umano della persona, ancorché una che ha sbagliato, ha fatto un casino, ha fatto, come si dice, una stupidaggine, va bene, e allora vuol dire che non c'è. Pensa agli attacchi che avete ricevuto al Movimento 5 Stelle o qualcosa di diverso? No, parlo in generale. Non parlo, allora, Rossi, devo fermare. Abbiamo una pubblicità. Tra poco, allora, le novità sui giardini, perché vedevo molti sms anche su questo, e finire con quelle dichiarazioni anche del sindaco Cosolini. Quindi vi aspettiamo tra poco. Ring, torniamo in diretta, allarme a stensione, intanto tantissimi sms, ci fa piacere, mi dicono i ragazzi, 340-700-6567, stasera non avevo neanche ricordato i contatti, ma insomma li vedete, sia sms che whatsapp qui, sono arrivati alcuni tweet, quindi li facciamo anche vedere tra poco, visto che anche alcune reazioni anche sul post, insomma, dal quale si è dissociato sia il candidato sindaco che il candidato vice sindaco, insomma, Stefano Patuanelli. Parlavamo del post che è arrivato ormai su tutti i siti nazionali anche di informazione. Prima della consegna della busta, quindi la mia previsione c'è, la sua c'è? Eccola. Io ho messo le percentuali di tutti, no, ho corretto. Due. Però lei dice solo quelli che andranno al ballottaggio, quindi ci dobbiamo rivedere lunedì. Allora lunedì ci rivediamo, sì. Uno degli orari, vi ricordo, noi saremo ancora in diretta. Ancora deciso cosa scommettiamo, eh? Libri. Un libro, il titolo non me lo dica adesso, ho sorpresa come sempre, lo scriviamo su Twitter e poi lo diffondiamo. Che cosa ha detto il sindaco Cosolini oggi in risposta all'interrogazione di Sandra Savino sul tema Ferriera e giardini, ancora una volta sono giardini inquinati che vedo preoccupano molti ancora via sms. Sentiamo Cosolini. Le competenze del Comune sono svolte con grande accuratezza, basti vedere il fatto che in un momento sicuramente difficile, in cui molti altri per opportunismo avrebbero evitato di fare una cosa simile, sono stato io a volere indagini sui giardini, partendo da una preoccupazione motivata dalla ferriera che poi, come abbiamo visto, ha evidenziato un quadro direi di lunga data. Il sindaco Cosolini risponde in maniera netta alle riserve sull'operato del Comune per quel che riguarda la questione ferriera, espresse dall'onorevole Sandra Savino, coordinatore regionale di Forza Italia ed oggetto di un'interrogazione al governo. Oltre a rivendicare il sondaggio sullo stato di salute dei giardini, Cosolini ha voluto rimarcare come il Comune sia intervenuto e stia intervenendo sulla necessità di abbassare comunque l'inquinamento urbano.
acquistando ad esempio i primi bus elettrici per Trieste Trasporti, volendo ridurre il traffico privato, introducendo il tetto di 19 gradi di riscaldamento negli edifici pubblici. Quindi il Comune fa sicuramente la sua parte, l'onorevole Savino può stare assolutamente tranquilla. Inaugurando stamani il passaggio che sostituisce la passerella che porta al bagno ferroviario, Cosolini ha rivendicato l'impegno del Comune per le periferie, rispedendo ai vari mittenti, ma soprattutto ad uno di essi, le accuse di essersi impegnato poco in tal senso. Che opere in questi anni sono state fatte? Chiaramente abbiamo sofferto i limiti del patto di stabilità, che in particolare il mio predecessore, che ha galleggiato in anni facili, non sa cosa sia. Cosolini infine ha sottolineato i piani per Altura e Rozzol Melara, sottoposti alla Presidenza del Consiglio per un finanziamento, nonché uno pressoché analogo per le borgate carsiche. Allora, questo tema ovviamente che è entrato in campagna elettorale nelle ultime settimane con molta violenza. Allora, Patonelli ha chiesto di intervenire, però dobbiamo dare il giro a tutti, volevo chiedere prima a Isa Madi su questo. Voi? Sui giardini, oltre che la ferriera, poi ci torniamo. Ma prima... Sì, allora, vabbè, volevo, rifacendomi a quello che adesso sentivo dire, sappiamo che in realtà sull'inquinamento... Vuole un impegno economico anche notevole, per chiunque sì. Avrà in gestione il Comune. Sì, certamente. No? Adesso volevo commentare un attimo questa cosa del servizio e da lì agganciarmi sì. Al resto. Nell'inquinamento urbano ormai si sa che i prodotti delle automobili incidono pochissimo, questo ormai è stato dimostrato ampiamente con tutti gli stop a circolazione auto nelle varie città d'Italia, in realtà il tasso di inquinamento si abbassa di pochissimo, questo vabbè, lo si sa. Poi so che sono stati affittati degli autobus elettrici, quindi probabilmente qualcosa anche questo aiuterà, ma insomma non più di tanto. Per quanto riguarda invece l'inquinamento dei giardini, io sono andata a guardare un attimino uno schema che è stato pubblicato, ho guardato in internet, e ho visto che praticamente secondo cioè, i limiti di legge per il benzopirene, che è una sostanza cancerogena e mutagena, quindi molto dannosa per l'organismo, ha un limite massimo sia nell'aria che nel terreno. Il limite massimo accettabile nel terreno è 0,1 mg per chilogrammo di superficie secca, vuol dire che se uno va a prendere un chilo di terra in un giardino ci deve essere al massimo 0,1 mg di concentrazione. Sono andata a vedere in via Giulia nei giardini, sono stati trovati 2,8 mg per chilogrammo, sì. In via Svevo 1,3. Tutti gli altri giardini, livelli un po' inferiori, ma comunque che superano sempre di gran lunga questo limite accettabile. Ora, il benzopirene è un prodotto che deriva dalla combustione di varie sostanze, per cui considerando che la ferriera è stata, diciamo, è sorta nel 1896, faccio fatica a pensare che... probabilmente, io credo che non sia una novità, adesso questa dei giardini è una cosa che è stata fatta ora, ma forse se l'avessero fatto 30 anni fa sarebbe stata una situazione analoga, forse l'avessero fatta 60 anni fa probabilmente lo stesso e via così, perché è chiaro che se il benzofirene viene immesso nell'aria non è che ricasca, cioè i fumi vanno verso l'alto e poi non è che ricascano dove sono stati emessi i fumi, si spostano su una superficie molto ampia che poi dipenderà sicuramente dai venti, dalle correnti, da tante cose. Quindi non mi stupisce questa cosa, secondo me è una cosa grave, ma sicuramente non è un'emergenza di oggi, io penso che sia una cosa che sicuramente è presente da tanto, tanto tempo. Posso ricollegarmi, infatti, Maurizio Fogar... Poi vi leggo lo status appena pubblicato da un altro candidato sindaco, a proposito di status forti. Prego. Già 15 anni fa aveva chiesto di iniziare questo tipo di indagini, facendo per controllare quale impatto ha la ferriera su tutte le aree della nostra città. Ecco, il fatto che siano state fatte solo quest'anno e i dati... ci sono stati dati con notevole ritardo, è comunque una pecca, ecco, non ci si può vantare di essere stato il primo a aver dato questi dati. Poi dobbiamo vedere anche che noi ci siamo occupati adesso, abbiamo visto sui giardini, in quell'area abbiamo anche orti urbani, qualcuno ha pensato di andare a fare un minimo di controllo nelle orti urbani che il Comune ha dato ad associazioni piuttosto che privati sotto Piazzale Rosmini, visto che stiamo parlando anche di questa incidenza del benzopirene molto cancerogeno. Questo
Devo dire che quando ho deciso di inserirmi nella lista non ferriera, i commenti sono stati: come si può fare politica con un problema che riguarda solo la ferriera. Ecco, la ferriera è il problema di Trieste in questo senso. E mi fa piacere che appena l'ultimo mese tutte le forze politiche sono concordi su quello che abbiamo detto già in tempi non sospetti. La battaglia che è stata fatta negli ultimi anni, parlo 15 anni, non l'ultimo mese di campagna elettorale, da Maurizio Foga con Circo Miani, poi adesso con la lista non ferriera, spesso ignorata, perché abbiamo visto anche le firme raccolte dal Circolo Miani l'anno scorso, presentate al Comune, e lo stesso Sossi non ha nemmeno preso in considerazione 10.000 firme dei cittadini che chiedevano di discutere questo problema. Questo è facile adesso che è scoppiato il caso e tutti cavalcano la forza, ma quello è stato fatto fino adesso dalle nostre amministrazioni precedenti. Parlo anche del centrodestra che aveva sposato la causa, se ben ricordo, no? Per 10 anni, senza anche le nuove forze grilline che si sono schierate per il discorso ferriera, però poco hanno fatto, nonostante tutto quello che potevamo tutto, però, quello dal primo giorno presenza a Roma, ad esempio, in consiglio comunale, in consiglio regionale, dal primo giorno la prima interrogazione del Movimento 5 Stelle in regione, la prima mozione del Movimento 5 Stelle in consiglio comunale aveva oggetto la ferriera 2011-2013. Ecco, abbiamo fatto tutto quello che potevamo e continueremo a fare tutto quello che possiamo, e potremo molto quando amministreremo la città. Avete amministrato la città, in questo momento avete anche un vicepresidente della Camera che ha dato il suo contributo venendo qui a Trieste a far campagna qui, però non ha fatto nessuna mozione, nemmeno la Camera. Ecco, questo, un anno e mezzo fa è venuto a Trieste a vedere lo stabilimento dalla casa di una residente. Ecco, non era campagna elettorale, un anno e mezzo fa. E poi qual è stato, diciamo, il suo apporto a Roma in questo senso? L'apporto a Roma, oltre a venire qua e fare piuttosto inutile l'apporto a Roma, certamente, ma diciamo che probabilmente io posso d'accordo che l'opposizione ha potuto l'apporto che hanno dato a Roma dei parlamentari che oggi non sono più nel Movimento 5 Stelle, che hanno incentrato la loro attività sulla ferriera e hanno continuato a farlo dopo, sono eletti nel Movimento 5 Stelle, hanno fatto una scelta diversa, ma quando sono entrati in Parlamento sono entrati col Movimento 5 Stelle e credo abbiano prodotto più di 27 documenti alla Camera. Adesso sono al gruppo misto e continuano a fare la loro attività e non rispondo più ora, non posso rispondere, certo, per loro. Anche questo quindi fatto accusare di il Movimento 5 Stelle come ha fatto Maurizio Fogar, che non abbiamo fatto nulla senso. E facciamo solo campagna elettorale, mi sembra indecente. Che indecente, pensi Fogar a quello che ha fatto. Allora, pensi Fogar a quello che ha fatto. In questi anni ha dimostrato di essere sempre lì, costante, sì, non certo, svegliando il suo momento. Poi torno a dire, ben venga che anche altri supportino dell'arte questa causa. Ecco, meglio supportarla che non ignorarla in questo senso. Allora, ecco, aspetti Lucia, Rossi, anche sui giardini. Bella rogna. Ma sul discorso dei giardini, hai detto giustamente, è una bella rogna, no? Però oggi fare questi tipi di discorsi, cosa ha fatto 10 anni di piazza, perché non ha sollevato il problema. Uno potrebbe dire cosa ha fatto Cosolini nei 5 anni, perché non l'ha sollevato il primo mese, il primo anno, e invece la cosa è arrivata all'ultimo momento, sembra un suicidio quasi calcolato. O cosa, o la domanda fatta, perché cosa hanno fatto i 5 Stelle ultimi arrivati, diciamo la verità su questo argomento, mi sembrano considerazioni molto pleonastiche. Resta intesa una cosa: un problema di questo genere, laddove oggi si grida aiuto, aiuto, è scoppiata la peste bubonica, perché dappertutto c'è inquinamento, no? Ho visto che ci sono valori più alti in giardino pubblico che non in zone vicine a qualche giardino di Servola, no? Avere in questi anni affrontato altri argomenti, molti si dimenticano del radon, voi sapete cos'è il radon, no? Il radon è un gas che colpisce le terre carsiche, abbiamo avuto problemi in molte scuole dove abbiamo fatto lavori di protezione, ma la realtà è che il bambino che va nella scuola di Santa Croce, dove la pavimentazione è protetta dal radon, si sposta di 100 metri, va a casa sua nella villetta carsica dove c'è il radon. Che facciamo? Evacuiamo il carso a causa del radon? Allora,
Il problema è serio, perché la salute dei cittadini viene prima di tutto, però credo che non vada affrontato così, perché il problema va affrontato tentando di capire se c'è veramente un allarme diffuso e una situazione così grave, va affrontato con una giusta comunicazione, va affrontato con le forze politiche riunite per prendere delle decisioni assieme agli organi istituzionali. Di fronte a una nave che affonda, non è che si possano suonare i violini, bisogna prendere decisioni collettive, cioè dobbiamo renderci conto di questo. Oggi non puoi metterci dentro la politica, l'opposizione, io sono d'accordo su questo, sono d'accordo con l'altro, si poteva far bene, si poteva far male, perché la situazione sembrerebbe essere diffusa e grave. D'altro canto non puoi prendere il giardino Rosmini e chiuderlo in maniera tale che sia un astro e una tabella che scrive chi calpesta le regole si becca 5.000 euro di multa. Bisognava, a mio parere, gestire meglio questa vicenda, perché questa vicenda è come una bomba che è scoppiata nelle mani, in questo momento, della Giunta, ma potrebbe essere scoppiata in mani a tutto il Consiglio Comunale e a tutta la città. Quindi io non ho ricette, non ho oggi da dare delle indicazioni. Dico semplicemente che andrebbe ricomposta, ricollocata, perché è inutile fare accuse, quello non ha fatto, quello non ha fatto. La situazione è grave? Bene, bisogna prendere dei provvedimenti. I provvedimenti sono a breve, a medio, a lungo termine, no? E devono essere compatibili con le risorse. La città non può essere evacuata, c'è gente che ha portato i bambini in quelli giardini da 50 anni, poi speriamo che non sia morto nessuno a causa di questo, non avremo nessun tipo di prova, di testimonianza, ma credo che vada ricondotta nella logica di quelle che sono decisioni che vanno prese da tutti, quelli che governano e istituzionalmente parlando una responsabilità nei confronti di tutti i cittadini. Starz e poi a chi è su questo ancora? Faccio vedere un'altra cosa poi. Ma il problema è molto complesso. Io credo che in questa fase andava gestita meglio la comunicazione, perché è facile poi fare sciacallaggio politico su di chi è la colpa, la responsabilità e via. Il problema dell'inquinamento è un problema che si pone da 20 anni. Nella provincia di Trieste, negli anni 90, grazie a un finanziamento del Ministero dell'Ambiente, era stato benissimo fatto un censimento sulle fonti inquinanti. Tre erano i concorsi, una parte industriale, la parte del traffico e la parte del riscaldamento. Cioè, la maggioranza di impianti nei grandi edifici pubblici era olio pesante, combustibile, questo inquinava molto. Oggi, secondo me, bisogna essere molto razionali, non fare panico, generare panico. Si tratta di capire seriamente cosa può generare la frequenza di questi posti, perché sono convinto che se facciamo un'analisi in Viale 20 Settembre dei suoli, se facciamo un'analisi in qualsiasi rione, troviamo parametri sopra i termini consentiti di legge. Compresi giardini privati. No? Sì. Compresi giardini privati. Sì. Infatti, molti compresi giardini privati, esatto. Allora, il problema cos'è? Oggi bisogna mettersi intorno a un tavolo, ragionare come si contengono le fonti di inquinamento, che politiche si mettono in atto e soprattutto bisogna informare la popolazione metodicamente. Non si può generare allarmismo, perché se no si scatenano le forze irrazionali e non ci portano da nessuna parte. La città evidentemente sconta una particolare orografia che favorisce evidentemente il deposito di polveri più in certe zone che in certe altre, a seconda delle esposizioni al vento, a seconda di quelle che sono le condizioni atmosferiche, più umidità e via, e quindi va capito, va redatta una mappa e su questo vanno fatte politiche. Insomma, le aree pedonali non possono essere solo a beneficio del centro storico. Le aree pedonali evidentemente, se hanno una funzione di disinquinamento, di contenimento del traffico, devono interessare tutti i quartieri e soprattutto nei posti dove ci sono tassi di inquinamento elevati. Il trasporto pubblico va incentivato, va bene le aree pedonali, va bene la mobilità in bicicletta, però in questa città non si è fatto 100 metri o un chilometro in più di trasporto, di corsie per trasporto pubblico. Allora su questo dobbiamo incominciare a ragionare e muoverci. La foriera è un problema. Si sta evidentemente facendo qualcosa giusto, dice, permettetemi, io ho lavorato al Ministero dell'Ambiente. Nel 2001 siamo venuti con un nucleo di ispezione, sì. Due giorni non si fanno niente.
però nel primo accordo di programma che avevamo sottoposto alle autorità regionali e a prefettura, un parametro riguardava il risanamento dei quartieri. Questo parametro è stato completamente eliminato e mai più ripreso. Chiarbola, Servola, Valmaura vanno risanate, al di là di quello che si fa all'interno dell'ambito della Ferriera. Primo discorso. Secondo discorso, è un problema molto serio questo, che è evidentemente giocare sempre sulla contrapposizione salute-lavoro non aiuta, certo, a pacificare gli animi. Chiedevo anche per quanto riguarda il discorso del traffico, possiamo fare però esaminare ad esempio il traffico che troviamo in Piazzale Rosmini. Non è che ci sia tutta questa metropoli, passeranno 20 macchine al giorno. Sì, ci sono le navi, quella delle navi mi sembra un po' una cosa tirata per i capelli, sinceramente. No, perché allora chi vive, chi lavora sulle navi terra, dovrebbe essere già morto e sepolto. Concorrono. Allora, torno a dire, ho lavorato anche sulle navi, quindi posso capire. Poi, tra l'altro, visto che stava prendendo in considerazione anche quanto la Ferriera incide sulle... Ci sono, basta andarsi a leggere 64 pagine, si possono vedere quali sono i parametri e... cosa la Ferriera, qual è l'impatto inquinante? Se facciamo il conto, sono più l'impatto inquinante da inquinamento industriale sono circa il 40%, il 35% è della Ferriera. Quindi, e questi sono dati, li ha detto Maurizio anche questa mattina, li conosce. Quindi sappiamo che il 35% comunque arriva da lì, quindi il grosso. Poi possiamo trovare, sicuramente c'è un'altra componente mista. Un'altra componente mista, però ecco, non possiamo ignorare che la grossa parte arriva da lì. E a chi dice lei? Il problema della Ferriera, per come è stato trattato nel corso degli anni, più che un problema è diventato una vergogna della città. Una vergogna alla quale non riteniamo che si possa mettere fine con la semplice chiusura o con la semplice trasformazione ipotetica di produzioni. Riteniamo, anche per le ispezioni fatte dai nostri consiglieri comunali e provinciali nel corso degli anni, che con la nuova gestione un miglioramento delle condizioni di inquinamento sia effettivo e reale, e che nel quadro dell'inquinamento generale della città di Trieste, la Ferriera possa rappresentare un elemento, ma non l'unico elemento la cui eliminazione potrebbe portare a una soluzione del problema. Di fronte al tipo di sviluppo iperliberistico che sta assumendo l'industria e la finanza mondiale e italiana, il discorso della chiusura e della trasformazione degli impieghi esistenti in altre postazioni non è una soluzione praticabile. Quello che si può fare è, e noi in questo continueremo anche nella prossima consigliatura a svolgere l'azione che abbiamo svolto finora, è quello di monitorare attentamente il comportamento degli imprenditori, perché l'inquinamento non è soltanto dall'impresa ferriera, ma come è stato ricordato prima anche dai motori delle navi tenuti accesi per produrre energia elettrica quando le navi sono in porto, comprese le navi da crociera, monitorare l'attenzione del comune a che le autorità preposte facciano rispettare i parametri di legge in tutte le occasioni e contribuire con un'attenzione allo sviluppo delle materie scientifiche relative a un miglioramento delle condizioni di sviluppo delle attività industriali e imprenditoriali esistenti a Trieste. Posso solo fare una domanda, visto che uno dei dati... Poi vi leggo lo status pesantissimo di un altro candidato sindaco. Che è uscito il discorso della qualità dell'aria relativa agli sforamenti. Andando a guardarsi lo storico dell'ARPA, andiamo a vedere che spesso e volentieri alcuni dati di certe centraline vengono messi come ND. Quindi noi sappiamo che se una centralina può fare 35-50 sforamenti, adesso ho lasciato 35 sforamenti.
L'ND come lo calcoliamo? Uno sforamento o... Perché allora se noi andiamo a vedere quando di fa quella centralina, possiamo, tra l'altro... No, però lo possiamo calcolare molto semplicemente come un'inefficienza delle istituzioni. Esatto, in quel caso quando abbiamo durante una settimana due giorni di sforamento, due giorni di ND e altri due giorni di sforamento. Questo ND presumibilmente lei dice, sarà sopra il limite. Però poi mi vengono a dire che non abbiamo superato i limiti. Mi fa fare un'osservazione, Marina, proprio... Poi Patonelli mi ha chiesto di intervenire di nuovo? No, io avevo chiesto di intervenire per prima, non ho ancora parlato del problema dei giardini. Però ho visto, mi eravate parlati prima con Lucia, va bene. No, l'osservazione... Carbone, le chiedo flash e poi Patonelli. Flash, che sicuramente è drammatica questa questione dell'inquinamento e avrà dei costi, perché una volta che diventa evidente non è che si può gestire in maniera, come dire, nascondendolo sotto il tappeto. Però sulla ferriera è diventato nel corso degli anni il tema centrale di interesse di questa città, sia economico che di salute, insomma, nei suoi opposti, perché è vero quello che dice lei, 3.000 persone fanno domanda di assunzione. Però voglio dire, ha spostato tutti i partiti e tutte le forze politiche su una posizione di maggiore attenzione sulle persone della ferriera. Allora noi abbiamo un movimento radicale, dice chiudiamola e basta, tutto il resto, l'aria caldo, un po' di più controlli, eccetera. Io non credo, non so se è giusta la vostra posizione della radicalità e se è possibile la radicalità sulla ferriera, non lo so, non voglio entrare nel merito. Ma dico, questa è un'opzione certa che viene offerta alla cittadinanza. Poi ovviamente chi la fa se ne assume la responsabilità, no? Perché è ovvio che sia così. E tutto sommato ha avuto il merito di spostare l'attenzione di tanti su un tema che se no veniva in qualche modo considerato di normale politica industriale, quando obiettivamente non è. Ecco, volevo solo fare questa osservazione. Un'ottima osservazione. Sì, io sul tema dei giardini ho veramente difficoltà a capire il ragionamento che ha fatto Cosolini. Cioè dice, abbiamo una situazione di inquinamento diffuso e che quindi ha un'origine diffusa, cioè un'origine da più fonti. Le fonti dell'inquinamento sono riscaldamento, traffico e industria. Le percentuali, le ricordavamo prima, 40% industria, di quel 40% 35% è ferriera. E questo sono dati certi. E quello che dice Cosolini è: bene, concentriamoci sul cambiare i comportamenti delle persone. Abbassiamo la temperatura degli edifici dai 20 ai 19 gradi e muoviamoci di più in bicicletta, con mezzi pubblici elettrici. Però sulla parte invece che abbiamo la certezza che ha un'incidenza molto forte, percentualmente la parte più rilevante, e che si tratta di un elemento su cui possiamo intervenire, non domani, ma magari con una programmazione, no? Della chiusura dell'area caldo, che non può avvenire domani, ma che può avvenire per step, perché abbiamo l'opportunità di farlo. Bisogna agire su quello. Perché non dice nulla su questo? Cioè, perché Cosolini, di fronte a questi dati, continua a non dire... No, ha detto che ritengo sarebbe giusto... un danno chiudere... Ha detto che sarebbe un danno chiuderla. Ecco, laddove individua chiaramente le fonti inquinanti, individua chiaramente i comportamenti da modificare e non c'entra invece l'obiettivo su quell'elemento che è quello che certamente ha più incidenza percentuale e certamente è più facile perché è un modello unico, cioè perché una cosa non unica. Agisce su quello, diciamo. Ultima cosa, è bene che Cosolini parli di traffico, di ciclabilità, eccetera. Mi chiedo dov'era negli ultimi 3 anni, quando aveva un assessore all'urbanistica che ha fatto un piano del traffico che noi abbiamo votato, che era lì pronto per essere attuato, e lui in prima persona, per non perdere consenso su via Mazzini, sulla questione di Amazzini, ha bloccato le pedonalizzazioni e ha bloccato tutti, di conseguenza, tutti gli interventi di piano, perché la pedonalizzazione di via Mazzini stava all'interno, no, di un ragionamento di una diversa mobilità per la città. È stato lui personalmente a bloccare questo piano del traffico. Allora che adesso ci venga a dire sì, bisogna andare più in bicicletta, mi viene un po' da ridere. Astensione, le cose si possono migliorare solo nella cabina elettorale, meditate, non lamentiamoci poi. Starz, cosa replica? L'osservazione di Patuanelli, diciamo,
perché non agisce o dichiara qualcosa di forte, insomma, su quel perché ha firmato un accordo di programma nel quale sono definiti alcuni step ed evidentemente sta cercando di vedere se può salvare i posti di lavoro risanando l'impianto industriale. Io penso che questo è un problema che anche travalica l'ambito locale, perché oggi sul giornale, per esempio, era riportato che la Danieli ha vinto una grandissima commessa in Cina, e dove la Cina produrrà 300 milioni di tonnellate di acciaio all'anno, l'Europa ne produce 180 milioni, tutta l'Europa, e la Cina con questo fatto della produzione fa il dumping sul mercato facendo crollare. Allora, il problema che si pone è strategica questa produzione dell'area a caldo? Questo andrebbe verificato. E che la crisi di Trieste dal punto di vista occupazionale, voglio ricordare che in questi anni la città ha perso 9.000 posti di lavoro e pian piano sta recuperando, la prudenza del sindaco evidentemente a fronte non di un'inerzia dell'impresa, perché l'impresa sta investendo. Io posso avere le mie perplessità perché l'impianto è talmente obsoleto e via che il realismo vorrebbe che probabilmente l'analisi costi-benefici non so se darà i risultati attesi, però mi ritengo anche che va considerato il fatto che in questo momento di disoccupazione ce n'è anche tanta e se riuscissimo a confermare i posti di lavoro non sarebbe salvaguardando l'ambiente naturalmente. Bisogna aspettare i dati, alcuni dati, io ho i dati che leggo sul giornale, non ho accesso. I posti di lavoro si salvaguardano perché c'è il laminatoio a freddo, il nodo è se aumentarli o meno, come viene promesso. E non importa, come ha detto la Saracchiani oggi. La Saracchiani ha fatto questo, volevo arrivare l'intervista di Deborah Saracchiani di oggi. Patetica, ha detto che noi proponiamo di far lavorare in porto i lavoratori di oggi della ferriera. E ha detto come può pensare di far lavorare da un impianto siderurgico alle gru del porto. Noi non abbiamo mai parlato di farli lavorare. Devo ammettere che anch'io non mi ricordavo questa cosa delle gru. Ma la Saracchiani, stando molto più tempo a Roma che qui e venendo qua soltanto a fare le firme in Porto Vecchio, ha qualche difficoltà a comprendere i messaggi degli altri movimenti. Forse anche dei suoi qualche volta. I lavoratori che tanto, torno a dire, sono famiglie e dobbiamo tutelarli, ma la tutela che è stata fatta nei riguardi della loro salute. In 10 anni ne sono morti 85. Dare lavoro vuol dire dare morte. Certo. Allora, a Piombino, dovremmo fare anche un po' di chiarezza. Specialmente chi si propone come tutela, sindacato, perché non porta avanti anche questa situazione? Cioè, carotaggi fatti per depistare sul vero inquinamento che era Ferriera, scrivono gli sms. Io non so se è proprio così, francamente, e se premia da un punto di vista elettorale, come ci stiamo chiedendo da giorni, il presentare questi punti. Forse è un capitolo che non è chiuso. Forse è un capitolo che non è chiuso, lo vedremo secondo me nei prossimi giorni. Allora, alcuni dati velocissimamente e poi arriviamo alla lepre, che oggi abbiamo scoperto essere Roberto Di Piazza. Vedo che lei si è appuntato tantissime cose, perché secondo me è arrabbiato Deborah Saracchiani in intervista di oggi. Mi sono appuntato solamente una frase del Saracchiani che dopo... Ecco, appunto, ora ci arriviamo perché vorrei farvi vedere e ascoltare la reazione di un altro candidato sindaco, che appunto Roberto Di Piazza, alla lettura questa mattina dell'intervista di Deborah Saracchiani, doppio paginone sul Piccolo. Allora, intanto, mi scuserete, io leggo testuali parole, Giorgio Marchesic, a quel che abbiamo visto stasera con Francesco Russo e una parte del TLT, dei movimenti che sono andati al San Marco a protestare ancora una volta, a confrontarsi con il senatore, mi scuso per le parole, non sono mie. Oggi qualche coglione, scrive Giorgio Marchesic, ci ha accusato di non essere stati presenti alle ore 11 al Caffè San Marco per contestare il senatore PD Francesco Russo, che presentava un documento, punti di domanda, sull'inesistenza del TLT. Voglio ricordare a questi soliti coglioni che noi indipendentisti storici non siamo più a disposizione di chi che sia, e soprattutto non vogliamo più essere strumentalizzati da prezzolati della massoneria e della mafia politica italica, capito? Scrive un candidato sindaco che è Giorgio Marchesic, visto che è il giorno dei post forti. Allora, scambio di lettere, la mia è aperta, non la apra, mi raccomando, non sbirci prima del giorno, dopo la chiudiamo. Allora, io tengo la sua, vediamo qual è la previsione. Di nuovo la scommessa con Giorgio e con Carbone, quindi mi fa molto piacere. Vedremo lunedì durante la lunga diretta di Tele4 a partire dalle 7 che cosa succede. Mi fate vedere prima
vanagloria per quanto riguarda Tele 4. Ragazzi, l'articolo pagina 11 del Corriere della Sera, ormai non lo potete più comprare, ve lo diciamo, l'abbiamo visto anche questa mattina. Si parlava di Salvini e Trump, insomma il mistero, è vero, si sono incontrati, era programmato. Sopra Roma, le elezioni a Roma, e su Trieste, guardate cosa c'era, il selfie prima del confronto a Ring. Quindi ci fa molto piacere e viene citato anche Tele 4. Io l'ho messo su Facebook. Sì, ho visto, grazie. Visto. Grazie. Insomma, quindi ci fa piacere, insomma, siamo ovunque. Allora, che cosa ha detto Roberto Di Piazza questa mattina a Sveglia a Trieste in risposta all'intervista di Deborah Serracchiani? Allora sto dicendo... Serracchiani, bisogna avere rispetto anche per chi lavora. Io so che tu hai lavorato poco nella tua vita, però intendo dire, portiamo sempre rispetto per quello che fanno gli altri e non parlare a vanvera e dicendo che la città nel 2011, i cittadini sanno come abbiamo lasciato questa città nel 2011 e sono convinto che domenica ti risponderanno. D'altra parte è evidente, oggi mi attaccano tutti, è evidente che la lepre è uno, insomma, no? Replica muso duro al governatore Serracchiani di Roberto Di Piazza sull'accusa di immobilismo nei confronti della sua ex giunta che ha governato per 10 anni Trieste, dalla prima pagina del Piccolo alle parole al vetriolo a Sveglia Trieste. Allora la Presidente, prima di riempirsi la bocca con queste cose, dovrebbe, ripeto, ricordarsi come abbiamo lasciato la città, prima in assoluto per qualità della vita, ma a livello nazionale, una città bellissima, una città curata, che vada a vedere, hanno tolto centinaia di cassonetti da 2004 per fare una raccolta differenziata ridicola. E i cittadini devono camminare in giro per la città e poi lasciano i sacchetti dappertutto, perché questo sta succedendo. La legge sulla sanità, 156 posti letto in meno a Trieste, 0 posti letti tolti a Udine. Questo hanno fatto. Poi il tema sicurezza, scaturito dall'episodio capitato proprio al sottoscritto in via Marconi, l'inseguimento col coltello tra richiedenti asilo che ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Tu hai mai girato con un coltello? No. Io non ho mai girato con un coltello in tasca. Allora sto dicendo, la prima cosa da fare è dire, bisogna controllare, come fanno negli Stati Uniti, li mettono con le mani sopra l'automobile e controllano. Tutti questi ragazzi che sono arrivati afghani, eccetera, girano spesso col coltello, perché sappiamo che è successo un fatto. Dove hanno trovato questi coltelli? Chi glieli dà? Primo. Secondo, come si fa in un paese come l'Italia, che ci sono delle leggi ben precise, a girare con un coltello? Punto di domanda, coltello, ti trovo col coltello, foglio di via, passi lunghi e ben distesi, non abbiamo bisogno di delinquenza. Ecco la lepre, quindi abbiamo scoperto chi era la lepre. Perché era fatta arrabbiare le parole di Deborah Serracchiani? Quali, cioè, più che altro? No, beh, allora, io ho letto questa mattina le due pagine che il Piccolo dedicato a Deborah Serracchiani, no? E a parte l'ovvietà di tutte le risposte, per due pagine di nulla, non ha contenuti, però mi ha colpito una frase, perché là dove dice, ma di chi ha paura? E lei testualmente dice, di Piazza temo il mondo che l'accompagna, di Menis quello che non si sa. Ma allora, commentiamo un po' queste cose, no? E diciamo che Di Piazza, non parlo, poi magari dirà lui qualcosa sulla Serracchiani riguardo al fatto che non si sa dove andranno o cosa potranno fare, no? Anche un po' di mancanza di rispetto, perché dobbiamo, se mai vincono, magari fanno qualcosa, no? Come fanno tutti. Ma resta inteso che io parlo di Piazza e parlo di quella che è la nostra, il nostro candidato sindaco, no? Allora, tutto si può dire di Di Piazza, che non sarà simpatico a tutti, però io dico che è simpatico a molti, che ha un enorme rapporto con i cittadini diretto. Poi dico una cosa che gli altri non hanno, che è una persona che comunque dice e si presenta così com'è, anche con i suoi difetti. È stato l'unico che ha detto a quelli della Ferriera, vi chiedo scusa, avrei potuto fare qualcosa di più. Quello non ho mai sentito chiedere scusa da nessuno. Allora, se non altro, il merito di essere consapevoli che siamo uomini con tanti pregi e con tanti difetti. Su quello che ha fatto Di Piazza lo giudicheranno i triestini il giorno 5 e vedremo come andrà a finire, ma credo che si possono fare molte critiche di Piazza meno di non essere uno attivo, io direi anche che è iperattivo. Il secondo discorso, se poi parliamo della Serracchiani, visto che cita Di Piazza e Menis, se parliamo in prima persona, lei è rappresentante di un governo, no? Che oggi rappresenta non più un governo democratico ma un regime, peraltro non eletti, un'oligarchia, quindi rappresenta una forma antidemocratica, va bene,
rappresenta un governo che ha fatto delle scelte che oggi leggo sul giornale, 1.400.000 cittadini dovranno restituire 80 euro di bonus, non so se è un'invenzione o una realtà, il che è un po' allucinante che questi restituiscono, perché magari mentre lui li ha dati a rate 80 euro pretenderà che gli danno cash tutti alla fine di questo mese, va bene, a gente che pensava forse che se li sono messi in banca per fare un po' di utile restituirli adesso. Allora, il secondo rappresenta una regione oggi che vediamo come sta agendo, cosa ha legiferato, cosa ha fatto in termini di sanità ed altre cose, no? Rappresenta oggi il vero ente inutile, hanno eliminato le province ma dovrebbero eliminare le regioni che non hanno combinato niente, e quindi sono accuse di carattere elettorale che non stanno né in cielo né in terra. Quindi noi giudichiamo la Serracchiani per quello che ha fatto, ovvero per quello che non ha fatto, e credo che alla fin fine, va bene, giudicheranno i lettori se tutte queste anche considerazioni, questo attacco che ultimamente sento nei confronti di Piazza, ha una matrice unica. Hanno paura perché è vero che lui la lepre, tutti gli corrono dietro, e io penso che la lepre il 5 giugno, probabilmente il 19, non si farà prendere. Aggiungo un dato che forse molti non sanno, che i giornali non hanno la par condicio, insomma, quindi televisioni... Hai detto una bella cosa. A prescindere non c'entra niente sulla giornata di oggi. Sul piccolo traspare. Non c'entra niente. Io do solo un dato. Cioè, quindi il giornale, sappiate che la televisione ha degli obblighi di legge nel rispetto di tutte le componenti che sono state rappresentate in egual misura, e vi presento i conteggi al di là delle chiacchiere, in questa settimana a partire dal 21 aprile. Patuanelli cosa risponde? Poi sentiremo anche gli altri ospiti. Tutti hanno letto l'intervista della Presidente. La Serracchiani si rende conto della difficoltà del suo candidato sindaco, e dopo aver umiliato Trieste con la riforma sanitaria, ad esempio, con la riforma degli enti locali, con le UTI, ad esempio, e con... la scarsa comprensione del fenomeno delle COP è un trattamento diverso, ad esempio, con le COPCA, assieme a una serie di interventi legislativi che hanno marcato evidentemente la considerazione che la Presidente di questa regione ha del capoluogo della regione che lei governa, viene qui a Trieste a darci lezioni su quello che si deve fare e che non si deve fare. La frase di Menis mi spaventa quello che non si sa. C'è un salto nel buio, questo è il concetto? Quello si intende? Io onestamente preferisco un salto nel buio che un salto nel PD. Quindi credo che sia questa l'unica risposta che si può dare alla Serracchiani: meglio un salto nel buio che un salto dove si Beh, sa... Interessante per eventuale ballottaggio tra altri due candidati. Ma onestamente io ho grandissima speranza e ottime sensazioni che il Movimento 5 Stelle andrà al ballottaggio in questa tornata elettorale. Mi interessa abbastanza poco con chi. Credo che siamo in grado di vincere con entrambi gli altri candidati. Non dovreste essere al ballottaggio, chiaramente non date indicazioni. Assolutamente no. Storicamente il Movimento 5 Stelle ha sempre vinto i ballottaggi a cui è arrivato, quindi non credo che Trieste farà differenza su questo. Ha letto l'intervista da Deborah Serracchiani? Sì, l'ho letta. Cosa l'ha colpita? Ho invidiato tutte le sue certezze. Ho trovato che la signora Serracchiani ha molte certezze. Poi ho riflettuto sul fatto che anni e anni or sono, quando io ho cominciato a frequentare Trieste, era al primo posto come vivibilità su Sole 24 Ore, quest'anno sono rimasta veramente colpita dal fatto che è scesa oltre al 30° posto. Quindi io tutte queste certezze non riesco ad averle. Poi sono d'accordo con te. Ricordiamo che era al primo posto con la giunta di Piazza, lo ricordiamo, per 10 anni di fila. Start. Io su queste statistiche del Sole 24 Ore, permettetemi, rapporto infrastrutture abitanti c'entra quanto grande il territorio, quindi vanno prese sempre con le pinze. Io sul discorso della Serracchiani ho letto l'articolo. Se sei 35, ma non sei primo, scusa, non le prendi certo, con le pinze, prendi altro. No, le prendo con le pinze perché i parametri, come discorso del PIL, scusate. Ma meglio essere primi che 35esimi, no? Starz, meglio essere primi che 35esimi, no? Arrivo 35esimo, arrivo allora, primo, c'è una bella differenza. No, ma per me non sono queste queste statistiche che definiscono la qualità della vita della città. Permettetemi, non sono queste le statistiche. Sono belle. Perché le fanno? Perché devono vendere? 24 ore. Comunque, non parlavamo della Serracchiani, scusate un attimo. Io ritengo, secondo me, l'handicap di fondo, ho letto l'articolo, cioè queste persone che riescono a fare vice segretario del partito, presidente della regione,
commissario straordinario dell'autostrada, commissario straordinario della ferriera e via, mi domando che poteri occulti hanno, perché io per fare il mio mestiere lo facevo, mi mancava sempre tempo per cercarlo, non so se lo facevo bene, però forse è un po' lavativo, riescono a fare tutto, riescono a fare tutto. Allora, sapete, velata critica alla Presidente, attenzione, perché riescono è una fare notizia tutto. Allora, onestà intellettuale, faccio un esempio, la ferriera calza. Allora, il terremoto del Friuli ci ha insegnato che con azione lungimirante era stato nominato un commissario, Zamberletti, il quale aveva delegato tutto ai sindaci e abbiamo visto la rinascita del Friuli. Qui su aree di crisi come la ferriera. Lasciate fare i sindaci, questo dice lasciate il sindaco. Fare i sindaci. Mm. Sul discorso del rilancio della zona industriale di Trieste e la Serecchiani, la regione che gestisce le cose. Ma questa città non ha niente da dire? Adesso sul protocollo del Porto Vecchio, dove è stato firmato l'altro giorno, me lo sono letto, qui il Comune di Trieste, voglio vedere che margini di manovra no, ha. I soldi li danno la regione, l'abbiamo chiesto a Renzi, i soldi li danno la regione, se non vengono spesi tornano indietro. Sono convinto di una cosa, che uno è fare il rappresentante delle istituzioni, ed è un ruolo ben preciso, e una cosa è fare il rappresentante di un partito. Il fatto che oggi in questo paese il Presidente del Consiglio sia anche segretario di un partito non facilita le cose. Chiunque sia il partito, non faccio un discorso del PD, c'è questa confusione di ruoli che porta a pontificare su tutto, bravissimi, io non so come fanno, però non è detto che quello che dicono sia il vero. E non hanno le condizioni, per quanto abbiano... Quindi anche sulle parole della Presidente Serracchiani. Ma certo, cosa è incriticabile, cioè chi è diventare... Signora che sta facendo il suo lavoro. E a chi è poi Lucia? Ma io credo che su questo tipo di polemiche ci sia poco tempo e poco interesse da spendere, perché sono polemiche che distolgono dall'affrontare e dal discutere dei problemi reali. Che ci sia, l'ho già detto in un intervento precedente, una situazione di distruzione della democrazia così come ideata e messa in atto dalla Costituzione Repubblicana, della quale ieri... Sistemiamo il microfono, vediamo se... Ecco perché è caduto. Grazie Luca. Prego. Come nell'intervento precedente avevo rimarcato che si sta distruggendo la democrazia così come individuata e costruita tramite la Costituzione Repubblicana, della quale ieri festeggiamo il 70° anniversario, parlare dei poteri, dello scambio di poteri, dell'eccesso di presidenzialismo in determinate cariche di Tizio, Caio e Sempronio rispetto a un'elezione amministrativa è un distrarre la gente tentare di distrarre la gente dalla realtà dei problemi che sono stati trattati anche questa sera, ferriera, inquinamento e altri problemi che sono stati trattati. Quindi non spenderei più che tanto tempo invitando invece i cittadini e le cittadine di Trieste a pensare di andare a votare innanzitutto e di andare a votare tenendo presenti quelli che sono i problemi così come li hanno vissuti in questi anni e le soluzioni che vengono proposte dalle varie forze politiche. Allora, qualcuno scriveva, prima vado a memoria perché sono arrivati davvero tantissimi messaggi, intanto si ironizzava, basta andate a controllare anche il campo dell'Unione, il Rocco, diciamo il Prato del Rocco, allora non si fa più giocare alla Triestina, sicuramente ci sarebbero meno simulazioni diciamo, di chi vuole finire a terra poi a quel punto. E dicevano chi si interessa realmente dell'Unione, quindi il futuro dell'Unione, vi anticipo una cosa che vedrete probabilmente, sono nel telegiornale di domani, che... il salvatore della Triestina, così definito, Mauro Milanese, rilascerà un'intervista a Tele4 domani, non sappiamo cosa dirà ovviamente, però insomma interverrà domani nel telegiornale di Tele4, quindi ascolteremo che cosa ha da dire. Lucia, chiudiamo il giro anche con lei su questo, poi un'ultimissima domanda anche per Carbone. Non vado a commentare, entrare in quelle che possono essere critiche, quello che volevo far presente è che purtroppo il grosso problema che abbiamo a Trieste è anche la sanità. È impossibile avere liste d'attesa così lunghe, sprecare denaro pubblico. Faccio l'esempio del Burlo, il fatto di accorparlo a Catinara
andiamo a vedere quello che è il costo, no, dell'appalto, sono 180 milioni di euro solo per il trasferimento. 140. 140, ecco. Laddove l'utilizzo, invece, l'acquisto solo dei macchinari che necessitano il burlo sono 10. Ecco, ha senso spendere, facciamo la differenza, questi soldi, o magari potremmo forse con un'amministrazione un po' più accurata utilizzarli per... Cioè, c'è meglio spendere 10 milioni che servono subito? Servono solo, li lasciamo lì e sappiamo che comunque noi facciamo un intervento, lo rendiamo nuovamente funzionale con i macchinari che gli servono, e quei soldi invece che dovrebbero essere utilizzati solo per lo spostamento li utilizziamo per migliorare quelli che sono i servizi per i cittadini, che adesso sono veramente vergognosi, e non parlo solo da adesso, sono 15 anni che andiamo avanti con un peggioramento sulla sanità. Ecco, questo, forse le persone dovrebbero ragionare anche un po' su questo, essere un po' più pratici. Però sulla Serracchiani, io non voglio essere io a difendere la Deborah Serracchiani, ma lei ha parlato da leader politico, ha fatto una critica politica al centrodestra e al Movimento 5 Stelle, giustamente il centrodestra e il Movimento 5 Stelle rispondono alla critica politica, non vedo questo grande scandalo, mi pare che faccia parte delle regole del gioco. Che poi lei abbia uno spazio che le viene contestato rispetto ad una par condicio, rispetto al sistema della comunicazione, vabbè, questo fa parte, come dire, diciamo, di una patologia italiana generale che non riguarda solo l'intervista della Serracchiani oggi. Però due osservazioni in maniera assolutamente serena le faccio. La prima, Giorgio, citavi: ho chiesto scusa alla gente. Io non mi riferisco a Roberto Di Piazza, mi riferisco in generale a questo malvezzo italiano di chiedere scusa. Secondo me i politici in generale, chi fa politica, non deve chiedere scusa. Se sbaglia va a casa, punto. Perché è un'ipocrisia tutta nostra, dal ministro all'ultimo consigliere comunale, sbaglia, chiede scusa e la cosa è finita là. No, bisogna, come dire, cambiare completamente questa logica. La seconda, sulla sanità. Io non so bene, non conosco, non ho letto, non ho studiato, sono, come dire, ignorante rispetto alla nuova riforma. Però se fossero vere, io non dico che non siano veri, assolutamente, possono essere assolutamente corrette le critiche che si fanno al nuovo sistema sanitario. Avrei immaginato che, visto che se ne parla da 3 anni, che ci fosse stato un dibattitone in consiglio regionale, in città, eccetera. Non può diventare l'elemento strumentale di una campagna politica, perché è così importante per i cittadini e la sanità che nel momento in cui viene fuori il problema ci doveva essere iperattenzione. Invece ho la sensazione che non ci sia stata nessuna attenzione nel momento in cui si è discusso effettivamente, e adesso, vabbè, diventa terreno di scontro politico. Anche questo fa parte delle regole del gioco, però poco produttivo rispetto all'obiettivo che si vuole raggiungere. Allora, intanto arrivano ancora sms. Aggiungo una cosa, anzi vi ricordo una cosa: domani mattina ci sveglia come sempre a partire dalle 7, poi vi chiediamo una grande attenzione, perché sennò dovremmo essere veramente cattivi. Sabato e domenica chiaramente c'è il silenzio elettorale, quindi sabato vedrete tutti i candidati scatenati sul web, perché come i giornali lì non ci sono problemi, no? Solo le televisioni devono essere rispettose, forse perché evidentemente la televisione la si guarda di più ed è più importante. Però insomma, sabato e domenica noi manterremo Sveglia Trieste, chiaramente tutti gli appuntamenti. Non chiamate, perché sennò dobbiamo troncare in maniera furbesca, sennò dobbiamo troncare le telefonate in maniera davvero violenta. Allora, c'è il silenzio elettorale, ve lo ricordo ancora una volta. Allora, domani sveglia a partire dalle 7, poi lunedì lo speciale lezioni a partire dalle 7 fino alle 9.30 con Sveglia Trieste, e quindi ring tutto il giorno. Ci rivediamo domani, comunque alle 21 avremo tutti gli 11 candidati, per chi ancora non ha deciso, scelto, li avremo tutti ospiti, ognuno con uno spazio di 10 minuti per ricordare i principali punti del proprio programma. Grazie a voi e a chi ci ha seguito a casa. Buonanotte.